Buon pomeriggio agli amici da casa, da Club Napoli All News, puntata del venerdì. Per me, insomma, una novità, sono aficionato al giovedì, che è il mio giorno di conduzione. Oggi venerdì, post partita di Napoli, Spartak Mosca, e il titolo della puntata di oggi è proprio, fa proprio il verso alla gara che il Napoli ieri ha inopinatamente perso tra le mura amiche. Amiche, poi dopo vedremo anche qualche commento, insomma. Parleremo anche di quanto ormai amiche siano le mura del Maradona in termini di sostegno, in termini di tifo. Il titolo, dicevo, campanello d'allarme o semplice incidente? Ovviamente vi invitiamo a partecipare con noi nella seconda parte di trasmissione, contattandoci telefonicamente per dirci la vostra. Potete farlo anche su WhatsApp, già tantissimi amici ci stanno scrivendo per dirci la loro. Abbiamo chiaramente anche un sondaggio per chiamarci in studio 081 506 7764 per contattarci su WhatsApp 342 3812 922. Ovviamente non messaggi vocali, ma semplicemente dei messaggi testuali. Anche diretta Facebook, Club Napoli, Teleclub Italia, la nostra pagina sulla quale potete, insomma, interagire con i commenti e anche partecipare al sondaggio. Appunto, sulle varie, ovviamente le opzioni sono 1, campanello d'allarme; 2, semplice incidente; 3, fate voi, non so, insomma, risposta neutra. Comunque sono due i quesiti ai quali, uno il quesito, due le potenziali risposte. Con me oggi, per la prima volta in questa stagione 2021-2022, qui in studio Alessandro Sacco del Napoli Online. Ciao Alessandro. Ciao Gennaro, la prima volta qui a Napoli che non ci sentiamo per telefono, ma Esatto. sono dal vivo. Quindi buon Esatto. pomeriggio a te, Gennaro, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Buon pomeriggio a te, è un piacere, insomma, averti qui in studio per la prima volta. Abbiamo fatto tante in esterna di puntate insieme, insomma, anche collegamenti dallo stadio San Paolo prima, Maradona adesso, insomma, per la prima volta qui negli studi di Club Napoli. È per me un piacere. A breve avremo, non so se è già collegato, magari poi ce lo dice ce lo dirà il nostro buon Davide dalla regia, un personaggio molto noto, no? Poi dopo lo vedrete, insomma, in collegamento, lo riconoscerete sicuramente seduto a stante. Intanto io il quesito che abbiamo proposto a voi da casa lo girerei immediatamente ad Alessandro, che ieri era in tribuna stampa, quindi ha visto molto da vicino la gara tra il Napoli e lo Spartak Mosca. E ecco, campanello d'allarme, semplice incidente. Ovviamente fammi anche la tua analisi della gara rispetto a quanto hai visto ieri. Allora, se ci basiamo sul lavoro di Spalletti in questo mese di campionato ed Europa League, io ti risponderei semplice incidente perché nelle partite precedenti non c'erano mai stati dei segnali di campo. Intanto ti interrompo solo un secondo, semplice incidente di percorso, ecco, manca nella grafica, manca un pezzo, altrimenti sembra. Magari invito la regia ad aggiungere di percorso. Vai, scusami Alessandro. Quindi no, io lo definirei un semplice incidente di percorso perché non c'erano state anche nelle gare precedenti dei segnali negativi. Anche nella gara con il Leicester non c'era mai stato un momento che la squadra aveva dato dei segnali. Ieri, secondo me, si sono riaffiorati un po' i vecchi fantasmi, un po' citando una frase del compianto Edoardo De Filippo, questi fantasmi. Che quindi diciamo che il primo tempo di ieri purtroppo è stato negativo perché l'espulsione di Mario Rui, il gol divorato da Piotr Zielinski, e si erano 2 minuti dopo il rosso diretto a Mario Rui. E secondo me, tu mi conosci, non parlo mai dell'arbitraggio, secondo me ci stava anche il rosso al giocatore dello Spartak Ponze perché è lo stesso che ha fatto Mario Rui. Sì. Quindi io credo che il primo tempo ci fosse stato un episodio in meno di quello che ti ho elencato, probabilmente la partita ieri avrebbe avuto un esito diverso, perché senza l'espulsione di Mario Rui loro non avrebbero mai potuto spingere perché si dovevano difendere, un po' come stava facendo il Cagliari contro di noi. Zielinski, se vai sul 2-0, praticamente era una partita che credo che anche con l'uomo in meno, con l'uomo in più avrebbero fatto fatica lo Spartak Allora, a Ale, io recuperare. ti devo interrompere nuovamente perché oggi, anzitutto, ci scusiamo con i nostri telespettatori perché abbiamo iniziato, non è stata nostra responsabilità. Il governatore oggi ha deciso, insomma, di dilungarsi più del solito, e con il piacere di alcuni, con meno piacere per altri. E quindi noi, insomma, ci siamo spostati con il nostro palinsesto. Avevamo
previsto un ospite per le 15.30, 15.25, lo facciamo adesso, 15.40, quindi Alessandro, un po' di pazienza, sì. Tanto dopo avremo tutta la trasmissione per noi, potrai parlare, potrai dirmi... Già e poi l'ospite merita... A proposito, vediamo chi è, non ve lo presento, vediamo se lo riconoscete, eccolo qua. Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Francesco. Allora ragazzi, io sono... Ciao Alessandro, ciao Gennaro, grazie di questo veloce collegamento, ma più che altro hai fatto... Intanto tutto nero, quadro nero, quindi insomma... Siamo tutti neri. Per un attimo è tornato, poi è sparito. Oggi siamo tutti vestiti di nero. Mi sentite? Eccolo, adesso ti sentiamo e ti vediamo di nuovo. Io non vi sento, ragazzi, purtroppo. Noi ti sentiamo poco, tu non ci senti, quindi non va per niente bene. Ok, campanello d'allarme, semplice incidente di percorso. Adesso è sta cosa e non riusciamo a collegarci. Dicevo, vabbè, in attesa insomma di ripristinare il collegamento con Francesco Molaro, velocemente, poi dopo magari riprendiamo il tema che secondo me è interessante. Quando abbiamo analizzato anche da Castel di Sangro le deficienze della campagna acquisti del Napoli, abbiamo individuato chiaramente nell'alto di sinistra di difesa un punto debole, un vulnus. Ecco, viene espulso Mario Rui. Gli subentra. Eccomi. Ecco Francesco, continuiamo dopo il ragionamento. Allora, scusatemi, perché c'è stata una chiamata. Quindi. Allora, dicevo, intanto ho fatto bene, Gennaro, a scusarti perché dovevamo iniziare alle 3, ma oggi il governatore era particolarmente in tiro, diciamo, e quindi voleva parlare di più. Sono voluto intervenire perché, insomma, la sconfitta di ieri non deve essere un... né un campanello d'allarme né, diciamo, un incidente di percorso. Il tuo titolo è perfetto e io credo che bisognerà proprio su questo, bisognerà capire questa situazione di ieri che cosa porterà. Deve essere sicuramente una sconfitta che va assimilata. Spero presto, perché ho paura che poi con la Fiorentina sarà non assimilata e quindi il Napoli deve adesso veramente cancellarla e un po' dovremo cancellarla anche noi, perché a me brucia la sconfitta di ieri per come è venuta. Dissentivo Alessandro la questione dell'arbitro, sì, che purtroppo c'era, però Spalletti lo ha voluto ribadire, l'espulsione di Mario Rui c'era, come c'era l'espulsione del giocatore che ha fatto fallo su Manolas, credo, e che andava espulso assolutamente. Detto questo, attenzione, ho sentito uscire tanti tifosi che non aspettavano altro che la sconfitta. Questo non va bene. Non va bene perché questo rischia di minare un ambiente che stava funzionando alla grande, che stava funzionando benissimo, perché eravamo tutti quanti, diciamo, pronti a remare verso la stessa meta, e invece già di nuovo ho cominciato a vedere delle persone che aspettavano solo questo. Ho sentito accuse a Meret, ho sentito accuse a Mario Rui, che a caldo ci possono anche stare, perché Mario Rui ci fa perdere la partita, ragazzi, noi non dobbiamo dirlo, però Mario Rui, ragazzi, in questo campionato aveva veramente fatto grandi cose, buone cose. A proposito di Mario Rui, ti interrompo perché faccio la domanda che avevo fatto prima ad Alessandro, poi mi risponderà anche Alessandro. Quando diciamo campanello d'allarme, ecco, indipendentemente poi dalla questione gara con lo Spartak, in sé per il risultato e per come è venuto, campanello d'allarme sulla deficienza dell'organico in alcuni settori, hai citato Mario Rui, viene espulso Mario Rui, a sinistra va Di Lorenzo, fa malissimo, viene saltato costantemente, tanto che Spalletti corre ai ripari, entra Malquit, prestazione insomma di Malquit ancora una volta inadeguata a certi livelli che il Napoli insomma vorrebbe avere, vorrebbe continuare ad avere. Ecco, campanello d'allarme in quel senso, secondo te si conferma quella deficienza sull'alto di sinistra, magari, che il Napoli, che noi avevamo palesato, non c'è dubbio, ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Per questo ti dico che le accuse forti a Mario Rui sono figlie di quello, però la gente deve capire che Mario Rui fino a poche settimane fa era un titolare inamovibile, nel senso che
non avremmo mai voluto vedere neanche un raffreddore per il povero Mario Luigi, Certo. che non può farle tutte, così come non le può fare tutte, Di per Lorenzo. esempio, Insigne, non le può fare Di Lorenzo, non le può fare lo stesso Fabian. Nelle ultime settimane si vede che è stanco rispetto alla freschezza delle prime giornate, perché poi alla fine ha dovuto giocare sempre lui e ha dovuto fare di necessità virtù giocando da uomo davanti alla difesa, se vogliamo mettere questo appellativo, e l'ho visto ieri anche in Politano. Ragazzi, Politano a un certo punto era distrutto e là non ho capito Spalletti, là l'unico cambio che avrei fatto molto prima, avrei tolto subito Politano, avrei messo anche Lozano, io avrei messo subito Nas, però Sì, ieri Spalletti un po' in Lozano lo difficoltà, sì. capisco. Ieri un po' in difficoltà Spalletti Sì, perché dopo lui l'ha tante. detto, in conferenza, lui ha detto mi aspettavo di poterla vincere, cioè lui credeva che i suoi ragazzi potessero fare di più a un certo punto, potessero fare di più anche perché l'avversario, diciamolo, non era irresistibile. Ieri Napoli, anche in 10, se Zielinski fa il 2-0, la partita si mette tutt'altro modo. È Certo. chiaro che non la puoi difendere 90 Però minuti. con due gol di Mi scarto di differenza. preoccupano, mi preoccupano un po' le parole di Koulibaly che non le ha dette nella conferenza, ma pare le abbia dette a Sky, dove lui ha detto forse stavamo già pensando alla Fiorentina. Allora, bisogna fare chiarezza. Il Napoli deve capire che l'Europa non è non è un passaggio negativo, anche perché se vuoi conquistare la Champions e ci vai con un ranking basso, l'anno prossimo ci arrivi terzo, vai in terza fascia e fai le brutte figure. Sì. E il Napoli invece era in seconda fascia. Allora, io dico che il Napoli deve provare almeno a superare il girone. Poi non lo so se arriverà primo, forse non ci arriva, forse ci arriva secondo, però ci dobbiamo provare perché non credo che questo Spartak Mosca possa fare grandi risultati. Abbiamo visto che l'Ester, anche loro, non ci tengono tanto. E chi va avanti addirittura la quarta forza del torneo che è Legia Varsavia, squadra che casomai in campionato polacco non ha nulla da dire e viene qui in Europa a fare cose buone, così come l'ha fatto lo Spartak, perché Spalletti anche questo l'aveva detto, ha detto guardate che i russi vengono in Europa per farsi notare, perché queste squadre vogliono fare bene in Europa. Chiudo il mio intervento dicendo due cose. La prima, non molliamo, non ci abbattiamo, No, ci non mancherebbe. chiudiamo le porte a questo Napoli, esatto. Due, teniamo alta la voglia di continuare a seguire questo allenatore e questa squadra. Supportiamoli perché a Firenze non sarà facile e anche a Firenze, io l'ho detto, se arriva un risultato che non è proprio la vittoria, non dobbiamo cominciare i processi. Il problema è che poi ci sarà la sosta, ci saranno 15 giorni dove si parlerà del contratto di Insigne, degli errori di Mario Rui, della non sicurezza di Meret. Perché si comincerà a parlare anche di questo. È chiaro che anche con Meret va fatto un ragionamento. Meret ha bisogno di giocare, perché se no Meret, come dire, si scorda i parà. Lo dico in napoletano, così Magari siamo un non a po' più Napoli, no, potrebbe chiari. giocare non a Napoli. Meret, Finché c'è Ospina, adesso dici. come fai? No, finché c'è Ospina, a tu gennaio lo dici dai la Lazio, via, vedi Paolo, come, tu dici magari la come Lazio, difende la Paolo. porta con continuità. Sì, Che non forse. scordiamo, Ma quando il Napoli questo. prende Meret dalla SPAL, Meret nella SPAL, quante partite aveva giocato in Serie A? Ebbe un bruttissimo infortunio, che ne giocò 10 sostanzialmente. Il Napoli lo prese come promessa, ma la Poco, sì, promessa non per poco, poco. ora niente, non sta mantenendo. Ma non per la gara di ieri, in Non va. assoluto, non per la gara di ieri, però a me dà l'impressione, Alessandro, mi No, no, ripeteva. ieri. Sembra un pesce fuor d'acqua, cioè cammina, va su. Vabbè, Su certe cose sì, su certe comunque, non è cose sì. Meretti il Certo, problema, perciò per ti l'amor del dico, cielo, insomma, figurati, ci non è mancherebbe. Meret il problema. Perciò Assolutamente. dico, no, no, E poi lì dobbiamo abbiamo provare a Ospina, invece difendere al posto di Mario proprio Rui, perché Nisba. non ci abbiamo niente, quindi bisognerà capire, ha detto Spalletti che aspetta Culam, io non ci credo, però me lo Spettacolare. auguro. Quindi diciamo che chiedo al pubblico napoletano di fare quadrato. È un campanello d'allarme, come dici tu, è una situazione, diciamo, uno scivolone perché può capitare, ragazzi, avevamo Certo, vinto 6 partite in sicuramente, campionato, abbiamo fatto sicuramente. una grande partita con l'Ester, è uno scivolone, però deve far capire alla squadra e a Spalletti soprattutto,
che ci sono delle cose che bisogna rivedere e questo è fondamentale. E questo lo deve fare lui con il nostro aiuto. Cioè, io dico questo, noi dobbiamo stare attenti a non criticare e basta. Alessandro, vuoi Eh farmi una sì, una domanda? domanda da parte di Alessandro, Faccio come a scuola, alzo il dito. vai. Vai, sei il padrone, vai. Vai, Allora, vai, vai, poi Francesco, così diamo spazio anche agli altri. premesso che quello che hai detto, sposo in pieno tutto, anche non abbattersi, eccetera. Io ne parlavo fuori onda con Gennaro. Non ci dimentichiamo che la squadra che ha vinto 6 partite consecutive non è che all'improvviso è diventata imbattibile dopo quello che è successo l'anno scorso, una serie di partite, compreso Napoli-Verona. Quindi è chiaro che questi fantasmi, citando il buon Edoardo De Filippo, Sì. ogni tanto ci sono. Però la cosa che mi ha, tra parentesi, confortato, anche se una sconfitta non può mai confortare, è che ho visto la squadra anche con l'uomo in meno prima del raptus finale, non ho visto una squadra allo sbando, anche dopo l'1-1. Quindi io credo che paradossalmente è una squadra che ha commesso degli errori, ma che secondo me è più battagliera rispetto alle ultime 2 stagioni. Io quindi io questo secondo me vedo come aspetto positivo in una serata dove a un certo punto sembrava che ci stava la goleada e poi purtroppo non è andata come speravamo. D'accordissimo, d'accordissimo con te. Questa squadra ha dei, non lo so se sono fantasmi, sicuramente sono delle preoccupazioni, dei momenti di affanno, dei momenti di defiance, chiamiamoli così. Oggi, più che mai questa squadra ha bisogno di ritrovarsi e la partita con la Fiorentina può essere vista in due modi. Una potrebbe essere una grande rivalsa, quindi fare una grande prestazione a Firenze e dire: noi ci siamo, questi siamo. Però attenzione, speriamo che non sia invece un confermare che la squadra, quando poi perde la testa, deve piano piano recuperarla, e soprattutto qui mentalmente, perché come hai detto tu, la grinta c'era, ieri hanno corso, ci hanno provato. Ho visto alcuni calciatori che ci hanno veramente provato fino all'ultimo. Devo dire, molti hanno criticato Manolas. Io ieri ho detto che Manolas non ha giocato male. Manolas ha sbagliato, ma perché hanno sbagliato tutti. Ma Assolutamente, Manolas ieri assolutamente. ha corso come un Ha anche forsennato, sfiorato il si è gol, ucciso, tra uno glielo hanno virgolette. annullato, un altro l'ha Uno sfiorato, gliel'hanno l'ha sfiorato. No, annullato. ha giocato sempre, come dicevano i Cioè, telecronisti da capito? Zonda, in alcuni momenti in cui la fiducia non è proprio il tuo punto di forza, anche mettere la palla al lato anziché palleggiarla, ci può Anche stare, lo stesso Petagna, tutto sommato, la mia insomma. impressione, non è stato Sì, poi è. così disastroso, nel senso che all'inizio è andato a No, pressare disastroso molto. no, però anche sì, ma lui ci ha provato. Io ripeto, se il Napoli fa 2-0 anche con il gol di Zielinski a partita, cioè a uomo in meno, il Napoli questa partita non la perde mai. Non la Assolutamente. perde mai. Non voglio buttare la croce adesso su Zielinski, perché insomma, No, la, vabbè, però certo. ecco, la vena realizzativa è fondamentale. Cioè, questa squadra ha subito 2 gol in tutte le 6 giornate di campionato. Ne ha subiti 5 in 2 partite di Europa League. Allora, Esatto, due sole è un cose: o dato di. caliamo di tensione, e quindi è la coppa che non ci gira proprio, oppure purtroppo appena smuovi qualche pedina in questo Napoli, la qualità di questa rosa Oppure leggermente cala, cioè degli 11 Francesco, titolari ti cala. do anche un altro dato, ti do anche un altro dato, oppure i contesti internazionali, in questo caso continentale, europeo, ancora una volta nei contesti continentali, le squadre italiane complessivamente, il Milan fa 0 punti, sì, con le vicissitudini, espulsione di Kessié, rigore allo scadere, l'Inter ne fa uno in 2 gare, il Napoli ne fa uno in 2 gare, Sì, insomma. sì. L'Inter addirittura che non segna neanche un gol in L'Inter Champions. che non segna ancora in Champions, Inter campione d'Italia, non in Napoli fuori dalla Champions lo scorso anno. Quindi c'è anche un Sì. Bravo, discorso poi di limite complessivo del calcio italiano in questo momento, secondo me. l'Europa in questo momento per noi rimane ancora un po' un tabù, e lo si vede. È facile vincere, casomai, come sta facendo la Roma, con squadre iper sconosciute. Certo. Poi invece per noi è stato difficile. Però hai capito, questo discorso io lo faccio quando abbiamo affrontato il Leicester. Ieri io vedo che il Napoli contro lo Spartak Mosca aveva proprio la partita in pugno, cioè là è l'errore di Mario Rui, il VAR così
preciso che è andato a riprendere questo fallo e è andato a buttare fuori Mario Rui e poi dall'altro lato non lo ha fatto. E l'arbitro che non ha gestito poi tutta la partita, ma ripeto, non ce la possiamo prendere con l'arbitro perché il Napoli poi ieri è andato in affanno. Ieri, ragazzi, se anche Koulibaly sbaglia l'uscita sul terzo gol e lo si vede, no? Lì poi Sì. va in bambola Mario Rui, scusami, Koulibaly, perché va in un'uscita quando tu da Koulibaly non te l'aspetti uno Sì. svarione del genere, e il Napoli ne piglia tre, e quindi ne poteva prendere anche un altro. C'è stato l'attaccante dello Spartak che Sì, Revoldo fa sì. sto scavetto, che là io non ho Esatto. capito, là veramente, e poi sarebbe stato assurdo perdere 4-1 anche per la differenza reti, per tutta una serie di motivazioni. Quindi adesso bisogna guardarsi nello spogliatoio. Per fortuna si va a Mosca ed io credo che il Napoli sia molto arrabbiato anche per quello che è successo poi a fine partita e sono convinto che a Napoli andrà a Mosca a vincere, questo ne sono quasi certo, però è chiaro che poi bisogna vedere il campionato come va, le nazionali, gli infortuni, speriamo che non ce ne siano, la stanchezza di alcuni calciatori e ritorniamo a monte che la coperta in certe situazioni è corta. Vabbè, ne riparliamo ragazzi, io vi lascio la puntata, grazie, buon lavoro, noi ci vediamo poi domenica alle 17 per il pre-partita, domenica alle 17 per il Va bene. pre-partita, poi subito dopo post-gara appena finisce il match, poi saranno 2 settimane dove faremo delle puntate tematiche, una sui tifosi anche. Perfetto, ah sì, quello sì è un tema, voglio Ci intervenire, lo sai, anzi è vorrebbero un un mese tema che per ho sollevato. fare toccare questo Ok, tema. grazie a te Casomai Francesco, so ne ne facciamo due facciamo di due, lunghi. dai, Ciao facciamo ragazzi, due. ciao, buon Ciao, lavoro buon pomeriggio, Francesco. ciao, Ciao, ciao. grazie. Insomma. Allora, abbiamo questi 4 minuti, 4-5 minuti che ci separano dal primo break pubblicitario, dopo avremo un tuo collaboratore ospite in collegamento. Te rilascio questi 4 minuti perché ti ho interrotto prima, No, stavi no. facendo la tua disamina sulla gara di ieri, vai. Allora, diciamo, tanto l'ospite meritava, visto che insomma Francesco è padrone di casa, quindi. Allora, no, io penso che Francesco sposi in pieno tutto quello che ha detto, anche non essere eccessivamente pessimisti. Io cito il buon Davide Luttazzi, il pessimismo Ah, cosmico, bene, bene, bene. Mutuato da che. Leopardi, mutuato da Giacomo Leopardi. E quindi al di là delle battute, credo che la partita di ieri non c'era neanche il turnover perché nella mezz'ora che il Napoli giocava con le riserve la stava dominando. Poi è chiaro che purtroppo gli episodi del calcio spesso e volentieri cambiano, perché faccio l'esempio anche della vittoria a Genova con la Samp. Se sullo 0-1 Ospina non fa due miracoli Assolutamente, su potrebbe. Adrien Silva e su Yoshida, se non mi sbaglio, colpo di testa del Yoshida, sì. Yoshida giapponese, la partita ha un altro termine. Oggi, secondo me, il calcio veramente nei 90 minuti non devi mai abbassare la guardia. E ho apprezzato l'onestà di Koulibaly che ha detto: devo essere sincero, non mi sono piaciuto. Questo fa capire come il Napoli ha capito che probabilmente ogni partita va giocata. Bisogna azzerare quello che hai fatto precedentemente e pensare al raccolto, come fanno i buoni contadini, citando una frase di Spalletti nel pre-gara. Pre-campionato. Quindi è chiaro. E poi Alessandro, gli avversari, perché partiti insomma un po' in sordina, anche ottavi in campionato, prima uscita in Europa League persa al 91esimo contro il Legia Varsavia in Polonia, prendono gol dopo 12 secondi, chiaramente vanno in affanno, il momento non era brillante, però dopo, quando poi sono rimasti in superiorità numerica, hanno raggiunto il pareggio. Sono venute fuori anche delle individualità, devo dire, anche delle trame di gioco interessanti. Non so, tu l'hai visti al San Sì, Paolo, sì. ma per città ti cito, insomma, a me piacque molto Gigot, il centrale difensivo francese, un bel calciatore che arrivava sempre primo nelle conclusioni di testa sui calci piazzati. L'autore della Promesse, l'autore della doppietta, anche quello che il calciatore che entrò, di cui non ricordo adesso il nome, e che segnò Ignatov. Ignatov, esatto, Ignatov. Insomma, calciatori che tutto sommato. Lo stesso Zichia, che è nazionale russo, pure Ayrton con una Ayrton. bella velocità, una squadra che complessivamente, secondo me, ha delle potenzialità. Insomma, c'è da dire anche quella, e l'hanno messa poi in mostra. No, è chiaro che quando giochi in campo internazionale, tranne lo Soria che ha affrontato la Roma e pochissime altre, siamo reduce dallo Sheriff che vince in casa del Real Madrid, Certo, sa 6 punti in il classifica. Bruges che
che fa 4 punti tra Paris Saint-Germain e Lipsia. Quindi oggi le squadre cuscinetto non ci sono più. E questo ti fa capire come il livello in Europa rispetto ai campionati nazionali si è molto innalzato Ovvio, verso l'alto, ovvio, e ti fa capire come, da dove dire, anche la Moldova, parlando dello c'è Sheriff, Tiraspol. oppure faccio un esempio dei campionati turchi, oggi queste squadre fanno dei grandi investimenti. C'è il senso d'appartenenza in molte nazioni, c'è voglia di mettersi in evidenza, e Spalletti l'aveva detto che lo Spartak Mosca veniva a Napoli cercare di dare il massimo possibile. Poi è chiaro E che, poi sai. è chiaro che io non sono neanche convinto che il Napoli abbia snobbato la partita, perché tu l'hai approcciata bene. Probabilmente c'è stato quel calo di intensità quando hai pensato a un certo punto che la gara In fosse discesa, in in discesa. discesa. Allora lì, secondo me, Spalletti saprà lavorare, perché in questo non gli piace chiamarlo psicologo, però secondo me è adatto a ricaricare l'ambiente. Non so se già a Firenze, anche se noi ovviamente nell'immediato presente ce lo auguriamo, ma sicuramente a lungo andare riuscirà in questo intento. Assolutamente, prima di andare in pubblicità ricordiamo anche che comunque lo Spartak Mosca, con tutto il rispetto per lo Sheriff Tiraspol, con tutto il rispetto per le squadre che citavi, tranne il Bruce che comunque è un club blasonato, lo Spartak Mosca insomma è una squadra che sulle maglie insomma, può fregiarsi di 4 stelline che sarebbero 40 campionati vinti, credo, o 3, ne aveva 3 o 4, insomma una squadra più Diciamo che blasonata. ora c'è lo Zenit Ora che c'è lo Zenit, che è una prevale. squadra insomma che di cui Napoli già ricordi negativi, ma al di là di quello è una squadra insomma, di tutto rispetto che ha un suo background storico di assoluto livello. Detto questo, ce ne andiamo in pubblicità, al ritorno avremo il secondo ospite, il primo vero e proprio, che Francesco Molare, definirlo ospite, insomma, è esercizio un tantino forzato, è padrone di casa, come dicevi tu, quindi avremo il primo ospite vero e proprio, al ritorno dalla pubblicità. Eccoci tornati, stavamo chiaramente parlando, discutendo, confrontandoci prima con Molaro, con Alessandro, poi ancora con, prima con Alessandro, poi con Molaro, poi ancora con Alessandro, sulla gara di ieri che il Napoli, dicevamo, ha perso contro lo Spartak di Mosca tra le mura amiche e il titolo della puntata appunto è campanello d'allarme o incidente di percorso. In questo momento incidente di percorso è anche sotto un effetto grafico che sembra quasi una lente di ingrandimento, quasi a suggerire, ma credo sia un effetto soltanto del nostro monitor. Alessandro, stavamo parlando insomma di tanti tanti aspetti, ti avevo chiesto, l'avevo chiesto prima a te, poi ci ha risposto Francesco, lo faccio in attesa di collegarci con l'ospite, su Mario Rui, o meglio, non su Mario Rui nello specifico, ci può stare una giocata, insomma un po', come dire, un po' sopra le righe o un infortunio, il problema è che esce Mario Rui, indipendentemente dall'essere rimasto in inferiorità numerica, e il Napoli va in difficoltà. Purtroppo noi ne abbiamo parlato più volte anche a Di Maro, a Castel di Sangro. Noi dicevamo che c'erano due lacune da colmare. Una Centro con Amis. Anguissa è stata colmata non alla grande, ma alla stragrande. Ora con il ritorno di Demme, ci auguriamo dopo la tosta anche Lobotka, e Certo, Napoli potrà lì fare un po' di è rotazione. coperto. Il problema è il terzino sinistro, che lo sappiamo, un po' per la questione degli alti ingaggi di Mario Rui e Gulam, un altro che più volte abbiamo detto, un altro motivo è probabilmente che oggi trovare un giocatore in quel ruolo, io credo che non è semplice, ma non è neanche complicato. È una questione forse che non sei riuscito a piazzare Sì. Gulam in questi anni. Allora è chiaro che il Napoli oggi, non per colpa di Gulam, intendiamoci, quando tutti questi infortuni non è colpa di Gulam, è un problema psicologico, l'ha detto anche oggi il professor Mariani, che ora clinicamente è guarito, ora deve decidere lo staff tecnico Cosa del fare? Napoli. Ti interrompo, ma oggi è destino che io ti interrompa perché i tempi, le dinamiche del tempo, insomma, sì. Ce lo impongono, abbiamo il primo ospite insomma in collegamento che è Antonio Pisciotta, collaboratore insomma del Napoli Online di Alessandro Sacco. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao Gennaro, buonasera. Ciao Alessandro, Ciao buonasera. Antonio. Allora Antonio, almeno insomma mi pare, mi hanno suggerito, pure tu Alessandro, insomma ho parlato con Francesco, sia un esperto in particolare di tattica, quindi ad Antonio chiederemo, io ho una curiosità poi mia specifica, ecco.
Chiederemo qual è stato lo svolgimento in chiave tattica della gara di ieri e soprattutto se l'elemento scatenante poi che ha cambiato la partita, cioè l'espulsione di Mario Rui, come ha determinato le variazioni tattiche del Napoli da lì in poi, ecco, e se Spalletti poi è riuscito a trovare la quadratura. Chiaramente il risultato direbbe di no, però insomma voglio sentire la tua su questo aspetto. Allora, Gennaro, alla fine credo che la chiave di lettura è giusto quella, che l'espulsione di Mario Rui ha stravolto quelli che potevano essere i piani tattici di Spalletti, perché magari la sua intenzione di far entrare Marquitti in partita spostando Di Lorenzo a sinistra o magari facendo uscire Di Lorenzo per dargli un po' di fiato e tutto, ha stravolto un po' quella che era la partita. Però lascio ripassare un attimo il messaggio. Secondo me qualche errore tattico lo ha fatto. Non voglio dare colpa a Spalletti perché non ha nessuna colpa, però magari utilizzare quel centrocampo a tre con Intanto Antonio, Elmas, vediamo. Ruiz e Intanto stiamo vedendo in sovraimpressione proprio delle grafiche che tu ci hai, insomma, ci Sì. Come si vede che la squadra è abbastanza stretta e chiusa bene, solo che lì Mario Rui, intervenendo così in uscita, diciamo che l'arbitro e il VAR avrebbero potuto chiudere un occhio, seppur quello è cartellino rosso, così come è cartellino rosso l'altro sul fallo sul Manolas, perché si vede che ambedue non guardano l'avversario, ma entrano comunque con il piede a martello. E quello lì è fallo rosso, è fallo da rosso direttamente, non c'è discussione. Però quello che stavo dicendo, utilizzare quel centrocampo a tre con Ruiz, Elmas, forse un po' troppo offensivo, diciamo che ha squilibrato quello che è il centrocampo del Napoli. Con l'espulsione di Mario Rui abbiamo visto subito Elmas spostato terzino destro, con lo Spartak che ha iniziato a insistere sulla fascia sinistra. Insigne è andato in difficoltà, magari Spalletti per dargli un po' di riposo lo ha sostituito. Si sono scambiati il 5 perché Insigne credo che sia ormai maturato calcisticamente. Sì, è rimasto anche in Ha panchina a capito. sostenere il gruppo tutta la gara, insomma. Sì, ma aveva capito che la sostituzione era dovuta per un equilibrio tattico e non perché Insigne non stava dando il 100%, anche perché l'azione del primo gol è partita da lui. Forse, ripeto, se ci fosse stata l'altra espulsione, magari stavamo parlando di un'altra partita, seppur, come diceva il direttore Molaro prima, molti magari erano già a pensare alla partita contro la Fiorentina, quindi hanno un po' Ah, beh. sottovalutato quella che è la partita con lo Spartak. Però diciamo che tutto sommato questa sconfitta ci può anche stare, perché abbiamo visto che dall'altro lato è andato il Legia Varsavia primo, affrontandolo nell'andata e nel ritorno di Coppa, col punto che hai con Leicester andresti a 7 punti, quindi Sì, un quindi punto per sopra te il Legia Varsavia. sposi la tesi dell'incidente di percorso, insomma, ma è chiaro che va dato bene. Sono più tendente all'incidente di percorso che al Ok. campanello d'allarme. Poi diciamo l'ago della bilancia si sposta sul campanello d'allarme quando già magari domenica a Firenze fai fatica più che fare risultato, perché se fai fatica vuol dire che inizia a spostarsi verso il campanello d'allarme. Se poi, Ok. come diceva il direttore, il risultato non dovesse arrivare, è un incidente di percorso, ma comunque hai dimostrato che te la puoi giocare. Certo. Alessandro. Ah, io, Antonio, ovviamente, oltre come sempre ci sentiamo durante la giornata, io e l'editore Pino Sacco, ti volevo chiedere, a proposito proprio della partita di domenica, è chiaro che mancano 48 ore e le scelte di Spalletti sono improntate alla formazione titolare. Ecco, secondo te, proprio conoscendo il modo di giocare l'italiano, ne parlavo con Gennaro. Secondo te farà una gara completamente diversa da come faceva con lo Spezia, ovvero fare una gara più di attesa e giocare di contropiede, oppure, come ha detto oggi Biraghi, il terzino sinistro, non cambieremo il nostro modo di giocare anche contro la prima della classe. Cioè, se giochino come faceva con lo Spezia, penso che vedremo tanti gol, ma verso la porta di Trongoschi rispetto a quella di Ospina.
Sì, Alessandro, io penso che un allenatore non debba mai, o meglio, si deve adattare a quello che è il momento della partita. Snaturare il proprio gioco diventa poi difficile, magari per i calciatori poterlo apprendere in magari 2 o 3 giorni o addirittura durante la partita stessa, seppur stiamo parlando di professionisti. Però credo che Italiano impronterà il suo gioco nel voler comandare il gioco e diciamo che questo va più che altro a favore della profondità e dell'ampiezza che riesce a portare Spalletti, diciamo con gli 11 di base, se poi con Lozano che può entrare a partita in corso, anche se credo partirà titolare, con un as che magari può fare la differenza spaccando la partita. Ecco, per esempio, da questa immagine, questo è il gol dell'Inter. Si vede come la differenza della difesa della Fiorentina lavori sempre in maniera sfalsata rispetto magari a quella che è il Napoli, come abbiamo visto nella prima immagine, quando è stato espulso Mario Rui, che lavorava molto in linea. E comunque soffre molto con questi inserimenti degli attaccanti esterni, delle ali esterne. In questo caso c'è l'inserimento di Barella centrale, che poi la palla finisce a Darmian che segna il gol per l'Inter. Però si vede che ci sono 5 giocatori dell'Inter contro 4 della Fiorentina. Vuol dire che Italiano per portare molto palla deve concedere molto. La stessa cosa con l'altra immagine nella difesa contro palla dell'Udinese. Ecco, questa è la stessa cosa. Vedi, la linea difensiva non è mai perfettamente in linea, bensì abbastanza sfalsata. Questo fa sì Sì. che i vari inserimenti dei velocisti come Osimhen, Lozano, Politano, Zielinski che ieri sera non era in formissima, Elmas che ieri sera ha coperto quasi 3 ruoli, se non addirittura 4, possono far sì che il Napoli può far bene. Poi, come si dice in molti casi, la palla è rotonda Però ed è il Antonio, rettangolo di gioco che decide. Antonio, queste difficoltà tattiche, guarda caso, quando il diavolo ci mette lo zampino, dicevamo all'inizio campionato, prima che il campionato stesso iniziasse, e abbiamo continuato a dirlo, poi insomma questo limite del Napoli è stato un po' sottaciuto dalle grandi prestazioni in campionato, parlo del limite in termini di quantitativi a sinistra, parlo dei terzini sinistri, e anche in termini qualitativi, perché alle spalle di Mario Rui, sì c'è Gulama, ma Gulama per me è un ex calciatore, che ne dicano, lo aspettino, insomma, per me è un ex calciatore, farà altre due gare, magari si infortunerà di nuovo, io non lo tengo per niente in considerazione. Il diavolo, dicevo, ci ha messo lo zampino, ha voluto che il calciatore adesso, che fosse espulso, guarda caso, fosse proprio quello, l'unico rappresentante autentico che Napoli ha in quel ruolo. Cosa voglio dire? Fosse stato espulso un centravanti, il Napoli si sarebbe riassettato in maniera meno traumatica. Fosse stato espulso un centrocampista centrale, magari sarebbe entrato Demme e Napoli si sarebbe riassestato in maniera veloce. È uscito Mario Rui, il Napoli non ha trovato più la quadratura. Elmas a destra con Di Lorenzo a sinistra, Di Lorenzo poi portato a destra con Malquitta a sinistra, poi entra Malquitta a destra. Insomma, una confusione scaturita, secondo me, anche da quel vulnus che il Napoli ha sulla linea sinistra del quartetto difensivo. Sì, è giustissimo quello che hai detto, però non dimentichiamoci che partita con Leicester, Di Lorenzo a sinistra, Malquitta a destra, Spalletti si è adattato tranquillamente, quindi è vero, lo stiamo dicendo dall'inizio dell'anno, questo terzino sinistro c'è bisogno, perché Di Lorenzo ha ancora alcune difficoltà, seppur è un po' affaticato, ha bisogno di riposo. Malquit ha bisogno di continuità per poter alzare l'asticella della qualità. Faccio l'esempio di Juan Jesus che magari ieri sarebbe potuto entrare, non è entrato, forse Eh per sì. scelte tecniche, perché magari Spalletti in allenamento non lo avrà visto al Evidentemente che 100%. Spalletti ne dica sul fatto che Juan Jesus sia arrivato come calciatore pronto, evidentemente mente a se stesso e mente anche Come si a dice, Napoli, insomma. mente sapendo di Mente sapendo di mentire. mentire, che lui disse che era un calciatore ormai pronto, l'avevano preso in quanto tale, però in realtà poi quando c'è stato il momento del bisogno non l'ha visto. Ha giocato solo col Benevento, insomma, Juan Jesus. Purtroppo queste sono cose che magari noi non conosciamo perché non vivendo al 100% i calciatori ci è difficile sapere cosa c'è alle spalle perché magari
sta vivendo anche un suo momento personale difficile, così come basti pensare ieri Zelischi che non era al top della sua forma, No, no, ma infatti no, ma perché sicuramente, ma no, infatti non ce l'ho con lui, ma semplicemente con un tipo di comunicazione che vuole far credere alle persone qualcosa che poi in realtà non è così, non è vera, insomma, cioè che Juan Jesus è un sì. calciatore in questo momento già abile e arruolabile, in Anche se realtà poi non l'ha messo. dobbiamo dire che lo stesso Juan Jesus, quando intervenne alla radio ufficiale, disse che la Roma lo aveva mentito sulle sue condizioni fisiche. Quindi Certo. diciamo che su questo Juan Jesus è stato anche sì, troppo schietto in quell'intervista, però è chiaro. E l'ultima domanda che ti volevo fare, Antonio, sempre parlando dell'avversario di Sì. domenica. Ecco, secondo te, italiano, conoscendo il modo di giocare del Napoli, punterà su Nastasic, che quello prima Schalke 04 era un signor difensore. Adesso è chiaro, in Germania non ha fatto bene. Oppure secondo te punterà su Igor, che è un giocatore che, a proposito di Jolly, è classico calciatore all'italiano, nel senso che può All'italiano. all'italiano. Quindi, al di là delle battute, può giocare tranquillamente in una difesa a 3 e può fare meno errori rispetto al Nastasic attuale, non quello di 2 o 3 anni fa, proprio in maglia viola. Ma io penso che Italiano si dovrà adattare al Napoli, perché indipendentemente da chi gioca, lo stiamo vedendo di nuovo nell'immagine. Cioè, l'Inter in questo caso non voglio paragonarla a Napoli, né Napoli voglio paragonare all'Inter, però ha questi inserimenti delle mezzali, dei centrocampisti centrali che fanno paura. Con gli esterni, sia Politano che Insigne da un lato e dall'altro, Lozano per la profondità, Osimhen, possono far male. Quindi io credo che non credo che possa giocare con una difesa a 3 contro questo Napoli, contro il Napoli delle 6 partite vinte in campionato consecutive. Anche perché porto una statistica dei 6 incontri precedenti tra Napoli e Fiorentina. Sono addirittura 4 le vittorie per Napoli, c'è cioè un pareggio e una vittoria per la Fiorentina. Ma un'altra statistica ancora più importante, che nelle 6 partite ci sono, non in tutte e 6, ma ci sono 6 gol addirittura di Insigne. Quindi vuol dire che Sì. il Napoli degli ultimi anni sta puntando molto su Insigne, quindi la Fiorentina secondo me dovrà fare attenzione a quello che è la nostra fascia sinistra, quella dove prettamente gioca Insigne, seppur qualche gol è arrivato su calcio di rigore, però comunque Insigne contro la Fiorentina, diciamo, vede rosso e Hai il riesce a piede segnare caldo. molto più facilmente. Ok Antonio, noi ti ringraziamo chiaramente del tuo contributo, ci auguriamo che le statistiche tengano Grazie a fede voi. poi alla tradizione, così come è stato con la Samp, con la quale Napoli ammarasse nei precedenti sei, aveva vinto addirittura per 3 volte segnando 4 gol, ne ha segnati altrettanti. Ci auguriamo che anche con la Viola vada così e ti salutiamo e buon lavoro, insomma. Ciao Antonio. Grazie Gennaro, grazie Alessandro, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Intanto io vado a leggere qualche messaggio WhatsApp, approfitto adesso perché dopo Sì, avremo sì. altri ospiti che si sono aggiunti strada facendo. Parto con Luigi da Portici che ci dice sfortuna e basta, chiaramente in riferimento al titolo, campanello d'allarme o semplice incidente di percorso. Ale da Bagnole è un campanello d'allarme, Napoli perderà anche con la Fiorentina, vabbè ma Alessandro è scaramantico oppure Juventino, non l'abbiamo mai capito. Massimo, una sconfitta salutare, ci sta. Per riportare tutti con i piedi a terra. Francesco da Calvizzano invece dice un banale incidente di percorso. Meglio in Coppa che in campionato, cioè meglio che sia avvenuto in Coppa che in campionato. Angelo da Somma, possono cambiare i musicanti, ma la musica è sempre la stessa. Un po' più pessimista Antonio. Alfredo da Napoli, buon pomeriggio. Sicuramente è stato un incidente di percorso. Questo è Alfredo da Aversa, da Napoli. Antonio, ma quale campanello d'allarme? Ma per cortesia. Cambiate subito. Allora, per te è un incidente di percorso. C'è la seconda parte della frase, Mi insomma, ce n'è per tutti. Antonio Di faccia Matteo, piacere, come mi faccia diceva Totò. piacere. Speriamo che sia un incidente di percorso, ma una cosa è certa, è che non si può fare a meno dei titolari, cioè Osimhen, Insigne, Anghissà, Firenze ci dirà di più. Ciao e buon lavoro a tutti. Andiamo a leggerne ancora qualcun altro, visto che presumibilmente dopo non riusciremo a farlo. Enzo ci dice incidente di percorso. Questo amico
Buonasera direttore, guardate questa simulazione di Dybala, ma penso sia vecchio, il numero per chiamare in diretta non lo mettete più a video, certo che c'è il numero, c'era prima, dopo te lo diciamo, caro amico, Eccolo, firmati, ecco il numero 081-506-7764, ma le linee al momento sono ancora chiuse, le terremo ancora per un po' chiuse. Antonia da Carinola, Piero Brancaccio, eccoci, ecco qui. Amico che non si firma, guardate al cielo, quest'anno il ciuccio vola davvero. Nellino dal Rione Sanità da Ibiza, 5 turnover e 5 cambi. Hai fatto girare tutta la squadra. Non so, forse questo è un messaggio di ieri, 16:55. Sì, immagino di sì. Immagino di sì. Ecco, andiamo qui. Buongiorno, chi nasce tondo non diventa quadro. Antonio da Napoli, sono un po' criptici alcuni tifosi, un po' insomma si rifugiano tra i proverbi e motti. Ma cosa dice Pisciotta? Se abbiamo cominciato a giocare con il Leicester solamente nel secondo tempo, quando ha rimesso Di Lorenzo a destra e Juan Jesus, Michele da San Giuseppe Vesuviano, ok, quindi. Ma oddio, anche il primo tempo dopo l'1-0 il Napoli aveva iniziato a premere e giocava se non era cambiata la posizione di Lorenzo a sinistra. È chiaro che il gol in quel caso nacque dalla mancata diagonale di Di Lorenzo, però il Napoli iniziò a giocare dopo Certo, l'1-0, anzi certo, certo. Zielinski, come è successo ieri, si era mangiato il Un gol, gol, esatto. quindi è chiaro che in questo momento è una squadra che in Europa forse crea di più, ma concretizza meno, in campionato forse tira di meno, E ma concretizza concretizza di di più. più. Diciamo che è l'alto livello di concentrazione. Speriamo che anche domenica tiriamo poche volte in porta, quelle poche volte sia vincendo. E poi in Europa, insomma, sono soltanto due le gare, quindi abbastanza poco statisticamente per poter poi insomma, No, fare delle infatti. considerazioni complessive. Antonio Dalvomo, non mi è piaciuta la tua considerazione nei confronti di Gulam quando hai detto può entrare, si infortuna di nuovo Antonio. No, Antonio, ma chiaramente era un modo per dire che io non faccio affidamento su Gulam e non dovrebbe farne Spalletti, nel senso che è dietro l'angolo un nuovo stop, un nuovo intoppo, ormai è come da tradizione, ci auguriamo che non avvenga, però Gulam ormai sono 3 stagioni, insomma, che sono 3 stagioni consecutive che incappa in infortuni, è comunque non un giocatore sul quale il Napoli non ha potuto cederlo, semplicemente perché ha ancora il contratto, ha un ingaggio elevato, per cui è ancora in organico. Rosario Dopo Pozzure, allarme cosa? E il calcio, stavamo facendo una buona partita di allenamento senza certi titolari, purtroppo l'espulsione ci ha danneggiato, tanto in 10 è dura per tutti, episodi senza titolari, quindi semplice incidente di percorso. Ragazzi, c'è anche la seconda parte della frase, quindi insomma è chiaro che dobbiamo anche un po' stuzzicare la vostra fantasia, insomma, su come avete visto la gara ieri. Campanello d'allarme, io vi ho dato anche una chiave di lettura che quando manca magari il terzino sinistro, qualche difficoltà il Napoli può viverla. Potrebbe mancare in campionato per un'altra questione, un'altra situazione, visto che Mario Rui è comunque un calciatore fumantino, oltre che ieri l'ha dimostrato, tant'è, insomma, io e te molto spesso, pure in mixed zone, insomma, no, qualche volta abbiamo visto uscire anche quando il Napoli vinceva, sempre un bel cipiglio rabbioso, che è proprio nella natura del calciatore portoghese. Prima abbiamo parlato di Insigne, 5 minuti al secondo break pubblicitario, poi avremo un altro ospite. Insigne leader, ieri è uscito dal campo tranquillamente, salvo prendersela in maniera visibile con l'arbitro, non so se allo stadio si è visto, insomma, l'ha mandato a quel paese perché l'arbitro l'aveva invitata ad uscire dal campo. Sull'auto più vicino, insomma, sulla porzione più vicina in quel momento, lui l'ha più volte mandato a quel paese, ha rischiato anche lui una brutta sanzione disciplinare. Fortunatamente l'arbitro non se l'è sentita di bissare la decisione su Mario Rui. Insigne, nonostante le difficoltà nel rinnovo contrattuale, eccetera, insomma, è stato in questo abbrivio di torneo uno dei più importanti, uno dei più incisivi. Sembra essere cresciuto, maturato, ma. Cosa pensi? Tu prima l'accennavi, rinnovo del contratto, rinnovo sì, rinnovo no. Allora, noi siamo stati a Casteldisangro e possiamo dire che l'ambiente è a favore di Insigne, perché Insigne, sin dal primo giorno che si è allenato a Casteldisangro, ha mostrato un volto diverso, ovvero più legato al divertimento. Anzi, lui dice che se lui non entra in campo per divertirsi, rischia poi di pensare ad altre cose esterne. È Certo. chiaro che alludeva anche a quello che è la sua situazione. È chiaro che ieri è stata, se vogliamo, la prima giornata dove c'è stato un disgelo, perché è chiaro che non, in questo momento non possiamo dire né che l'affare salterà, ma neanche che l'affare si concluderà, perché quando c'è un disgelo vuol dire che le parti iniziano a trattare.
come del resto sta succedendo ora con Dybala alla Juventus, Pellegrini alla Roma. Adesso non accade più con Kessié al Milan, perché ovviamente Kessié, basta vedere il rendimento, sta pensando ad altri lidi. Insigne, al di là della questione rinnovo, che a microfoni spenti abbiamo detto che c'è ottimismo, alla fine secondo me si arriverà a questa piacevole conclusione, credo che oggi stiamo parlando di un giocatore che ha capito che deve dare tutto, se non di più, per la squadra, e anche ieri ha fatto le solite due o tre belle giocate, compreso l'azione dove nasce prima la papera di Maximenko, il portiere dello Spartak. Spartak, ma anche il solito passaggio in profondità dove ovviamente Napoli non ha sfruttato quella circostanza. Quindi un giocatore che se sta bene, si diverte. Ovviamente ci auguriamo che, come succede con i Tori, quando vede il drappo rosso si scatena. Lui di solito quando vede la Fiorentina, Lo vede viola, diciamo. vede viola, si scatena. Quindi è chiaro che gli amici di Firenze non saranno d'accordo con questa mia considerazione, però noi da sponda napoletana ce lo auguriamo. Quindi credo che oggi Lorenzo sia un giocatore che stia dando il massimo, e anche, se vogliamo, stesso Fabian Ruiz, che anche lui non ha ancora rinnovato con il Napoli, però ieri è calato nel secondo tempo, ma anche il primo tempo ieri Fabian Ruiz non mi era affatto dispiaciuto. Quindi credo che oggi la squadra stia seguendo l'allenatore, e sono convinto che questo incidente di percorso, che noi tutti ci auguriamo, renderà ancora più compatta la squadra, tant'è che lo stesso Anguissa ha detto che abbiamo analizzato gli errori che abbiamo commesso, e già a Firenze dovremo dimostrare che quello che è successo con lo Spartak è stato frutto del caso, di quelle lune storte, come diciamo dalle nostre parti, che possono capitare. Assolutamente, assolutamente, ci auguriamo, ma siamo convinti che sia stato un incidente di percorso. Napoli sta facendo benissimo, anche ieri, come dicevi tu, in vantaggio subito dopo 12 secondi, col flash. Tra l'altro, Elmas è diventato, insomma, in rete protagonista, suo malgrado, ma chiaramente per cose positive. Prima Nembo Kid, Superman, Flash, insomma, in rete sono girate delle vignette che hanno fatto un po' il verso alla velocità, il gol più veloce in assoluto siglato da un calciatore di una squadra italiana in una competizione europea. Quindi questo record spetta a un calciatore del Napoli, fa piacere. Purtroppo però poi non ha portato il risultato sperato, però insomma è comunque un dato interessante. Quindi Napoli, dicevo, fino al gol di Ermas poteva abbissare con Petagna, forse in due circostanze. Poi occasione di Zielinski nata da una giocata di Andrea Petagna, peccato un po', una conclusione insomma quasi a colpo sicuro, mandata alta dal centrocampista polacco. Quindi se Napoli avesse segnato il 2-0, come dicevi anche tu prima, probabilmente la partita avrebbe preso un'altra strada, fermo restando l'inferiorità numerica. Lo Spartak avrebbe dovuto recuperare due reti, non avrebbe insomma avuto sicuramente più difficoltà. Così non è stato. Comunque ci riprenderemo, dice, ci auguriamo di riprenderci immediatamente e prontamente a Firenze. 16:30, secondo break pubblicitario. Al rientro avremo un altro ospite in collegamento video questa volta, anche questa volta, e quindi restate con noi, ancora tanto altro da analizzare. Pubblicità. Eccoci tornati in studio con Alessandro Sacco. Stiamo analizzando, stiamo sviscerando, stiamo provando a sviscerare le motivazioni della sconfitta del Napoli di ieri contro lo Spartak Mosca e cercare di capire, insomma, se sicuramente è stato un incidente di percorso, perché il Napoli ne ha vinte 6, ne ha persa soltanto una, pareggiando una gara all'Ester, quindi complessivamente 8 gare ufficiali tra Europa League e campionato. Insomma, un bottino che sfido chiunque ad inizio stagione, insomma, a ritenere non positivo, ecco, anzi addirittura brillantissimo. Tra l'altro, bottino supportato anche da un gioco brillante, da una finalizzazione senza problemi, insomma, da un Koulibaly ritornato ai fasti di qualche stagione fa, un Insigne leader, un Osimhen finalmente esploso, insomma, tutta una serie, accompagnato da tutta una serie di segnali positivi. Ieri c'è stato questo stop fisiologico, ci potesse essere, subito il Napoli avrà la possibilità di rimettersi in carreggiata a Firenze. E ci parlavi prima di Insigne, insomma, in attesa dell'altro ospite che a breve, che a minuti avremo. Qual è il calciatore che in questa, fino a questo momento, insomma, in questo scorcio di stagione, ti ha, non dico impressionato di più, ma
meravigliato in positivo di più rispetto a quello che ti aspettavi? Anguissa, Ok, perfetto. assolutamente. È un giocatore che... Allora, partiamo dal presupposto che quando viene alla Premier League è un campionato molto più alienante sotto l'aspetto del ritmo, sotto l'aspetto tecnico, e quindi è un giocatore che è venuto già pronto, aveva già immagazzinato tutte queste qualità che le ha trasportate nel campionato italiano. Anche ieri, quando è entrato, si vede che è un giocatore che ha dinamismo, che ha più corsa, quindi è un giocatore però che al di là, insomma, dei sentito dire, ma anche di parole di esperti. Io cito sempre l'intervista che abbiamo fatto a Malum Panzincatu, che è ovviamente massimo esperto del calcio africano. Ero proprio curioso di vederlo già la partita con la Juventus, però c'era il punto interrogativo se tre allenamenti bastavano per... E già quella partita si era capito che è un giocatore di un altro livello, e quindi in questo caso faccio un plauso al Napoli perché lo ha preso a delle condizioni che oggi prende un giocatore della Premier è quasi come... pagare un mutuo praticamente per i prezzi e gli ingaggi, quindi è stato bravo il Napoli ad approfittare di questa grande situazione. E un giocatore che invece sto avendo delle piacevoli conferme, te ne parlai già quando ero al Verona, è Rachmani, che è un Sì. giocatore che lo vedo disciplinato non solo tecnicamente ma anche tatticamente. E l'unico punto interrogativo poteva essere la difesa a 4, che ovviamente col Verona era a 3, e un giocatore che si è subito ambientato, se leviamo la rovinosa partita con l'Udinese, però lì era la prima partita titolare, quindi era un po' l'emozione, e quindi quest'anno è entrato con un altro piglio, ha segnato il secondo gol da quando in Italia, proprio con la maglia del Napoli, segnando proprio un suo ex compagno che è Silvestri contro l'Udinese. E quindi questo è, diciamo, che la conferma assoluta è Rachmani, la piacevolissima sorpresa è Zambo Anguissa, che oggi ha parlato alla radio ufficiale, un giocatore che mi sembra anche che si è calato subito, anche capendo fin dal primo momento quali sono le aspettative della piazza e capendo anche ovviamente quello che vuole Spalletti da lui. Ok, sì, sei stato chiarissimo. Insomma, sì, Anguissa sicuramente una delle sorprese, se non in assoluto la sorpresa principale. Anche un Osimhen, insomma, particolarmente brillante, ma di Osimhen già E sta avevamo. cominciando anche a fare i gol da centravanti, cioè Esatto, facendosi trovare esatto. nell'aretta piccola, quindi vuol dire che è un giocatore che Spalletti lo sta indirizzando ad essere un Dzeko, un Icardi, un Immobile, che insomma fanno anche questi gol che a noi esteti potrebbero non piacere, però quando la palla va in rete ovviamente l'estetica a un certo punto Conta fino a conta fino a certo un punto, certo conta fino a un punto. certo punto. Lo stesso Fabian che citavi tu prima, insomma, sta sciorinando una serie di prestazioni consecutive, sta sciorinando un calcio brillante, lo sta facendo con tanta continuità e tanto piglio, quindi un giocatore veramente brillante. Dicevo prima di Koulibaly, tornato nuovamente ai fasti di qualche stagione fa, quindi insomma se questi sono i presupposti, noi pensiamo e siamo, ripeto, convinti che quella di ieri è stato uno scivolone e che a breve il Napoli potrà sicuramente riprendersi. Lo chiederemo a breve, anzi lo facciamo già prima, non prima però, di averlo salutato ad Antonio di Monaco di Telemolise. Eccolo lì, Antonio, collegato da Campobasso, giusto? Dico bene. Sì, Gennaro, dici benissimo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio all'ospite, a tutti i nostri Buon telespettatori. pomeriggio. Allora, Antonio, stiamo, insomma, il titolo della puntata è, vabbè, avrai visto, ci stavi seguendo su Facebook, campanello d'allarme o semplice incidente di percorso. Secondo te, quale delle due opzioni si avvicina più alla verità e perché, soprattutto, quali sono le sue convinzioni sulla gara di ieri? Per Considerazioni. me è semplice incidente di percorso perché finora il Napoli ha dimostrato con 6 vittorie consecutive che chiaramente non si ottengono per caso di essere squadra, di giocare un certo tipo di calcio, io lo definirei anche vellutato, ma in cui ognuno sa cosa deve fare, la squadra è coesa, ha saputo gestire, escludendo la partita di ieri, tutti i momenti topici, a cominciare dalla gara col Venezia quando è riuscita a vincere con l'uomo in meno e senza riferimento offensivo. Quindi questo è un incidente di percorso,
a causa di un episodio isolato e poi da una gestione dell'arbitro della partita non proprio a livelli ottimali. E questo ha condizionato un po' i piani. Poi io rifletterei sul cambio di Insigne. Diciamo, non mi ha convinto molto in realtà perché pensavo che avrebbe tolto Petagna come riferimento offensivo, essendo il Napoli in vantaggio, si poteva abbassare per difendere il vantaggio e lasciare Insigne, ad esempio, come fa Sonnino, e poi sostituire al 70esimo, come già Spalletti voleva fare, ha detto nell'intervista, con Osimhen per sfruttare magari il contropiede per incrementare il vantaggio e tenere palla. Però, diciamo, sono convinto che il cammino non è compromesso, siamo solo alla seconda partita, però sarà fondamentale vincere nel doppio confronto con il Legia Varsavia, innanzitutto. Però mi auguro che da domenica a Firenze le cose possano tornare nel posto giusto. Poi un altro punto interrogativo è perché un incontrista come Anguissa o come Temer non è stato messo a titolare, perché in una partita che poteva essere sporca come è stata questa, forse sarebbe servita una figura del genere. Sì, prima anche Antonio Pisciotto sottolineava un po' l'assetto ardimentoso del Napoli di ieri, però c'è da dire che nei primi minuti, trovato il gol al 12° secondo e poi sfiorati ne altri 2/3, insomma sembrava che anche quell'assetto potesse premiare Spalletti, che magari chissà, dopo averne fatto un altro, aveva intenzione, poteva avere intenzione di trovare un nuovo assetto per poi difendere un vantaggio più cospicuo. Così non è stato. Poi c'è stata l'inopinata espulsione di Mario Rui, che ha stravolto un po' tutti i piani, è andata ad inserirsi anche in quel punto debole, è inutile girarci intorno, che il Napoli in questo momento ha sul lato di sinistra, non per le prestazioni di Mario Rui, attenzione, ma per la capacità di sostituirlo in maniera degna quando il portoghese, per un motivo o per l'altro, o non può scendere in campo, come è stato ieri, ad esempio, è stato costretto ad uscirne suo malgrado per una giocata tra l'altro insomma abbastanza incomprensibile. La partita stava scivolando via in totale tranquillità, sia tecnica che anche come gestione dell'arbitro. Da quel momento in poi anche la gestione dell'arbitro poi è stata insomma compromessa, perché i calciatori si sono innervositi, Insigne uscendo dal campo ha mandato a quel paese l'arbitro, sono cominciate le proteste, lì è stato insomma l'episodio scatenante anche di una gestione da parte dell'arbitro non propriamente ferrea. Non so se Alessandro ha un interrogativo, una domanda, insomma, Sì, un'osservazione ma per. visto che Antonio Di Monaco ovviamente vive a Campobasso, volevo fare una domanda sulla Serie C di quest'anno, che secondo me, levando che quest'anno il Bari dovrebbe, usiamo sempre il condizionale perché il Bari è il terzo anno che proverà a salire in Serie B, qual è in questo momento la squadra che secondo lui in questo momento potrebbe essere l'antagonista? Può essere una delle squadre campane, visto tipo la Juve Stabia, che secondo me ora ha trovato la continuità, reduce dalla vittoria di Latina, oppure pensi a una squadra, insomma, che è la classica outsider, come succede spesso nella Serie C degli ultimi anni? Sì, il Bari dico subito che dovrà venire a Campobasso fra 2 settimane a giocare qui allo stadio Selvapiana e quindi la potremo vedere dal vivo. La Juve Stabia, il Campobasso ci ha giocato sia in amichevole prima del campionato facendo 2-2 e sia nel turno di campionato finendo 0-0 lì a Castellammare. Devo dire che in realtà la Juve Stabia non mi ha particolarmente impressionato in quel doppio confronto, però penso che, come dici tu, abbia trovato la continuità. Poi ha un signor allenatore come Novellino in panchina, e questo la dice tutta. Però io darei un occhio sempre al Foggia, perché anche il Foggia ha un certo Zeman in panchina e sta trovando anche il Foggia una certa continuità di rendimento, anche se diciamo potrebbe avere qualche punto in più. Quindi sarà un campionato molto avvincente. Il Palermo stesso poteva anche essere tra le protagoniste, però a parte la vittoria con il Campobasso in settimana per 3-1, non è che abbia fatto tutta questa impressione. Penso che sarà un girone molto equilibrato, premettendo che il Bari sarà tra le protagoniste, ma non sottovaluterei nemmeno la Juve Stabia e nemmeno il Foggia. Parlando sempre ovviamente, però passando al lato Fiorentina, non posso non chiederti di Vincenzo Italiano, che secondo me è l'allenatore che ha fatto la gavetta a tutti i livelli, perché ha fatto una buona carriera calciatore, ma da allenatore ha bruciato le tappe in pochi anni. Penso al Trapani, penso allo Spezia, e adesso già la Fiorentina è diventato, non dico quasi un idolo, però è diventato un allenatore che sta dando. Ecco, secondo te, proprio
remore di quello che è successo l'anno scorso nelle gare col Napoli, ne ho parlato prima con il nostro redattore che è intervenuto. Si adatterà al tipo di match con il Napoli, cioè fare una partita più a corda e giocare di rimessa, oppure italiano, come spesso ha dimostrato anche con l'Inter, dico, me la gioco a viso aperto perché quello è il mio unico modo che ho per tenere testa alle big. Io credo che Italiano non snaturerà la sua filosofia, che da quanto ho potuto vedere è una squadra che sfrutta molto le mezzali di centrocampo che devono essere in grado di inserirsi nelle linee, dettare la profondità per consentire a Vlahovic di trovare i movimenti migliori per ricevere palla. Poi gioca con una linea difensiva molto alta che è chiamata a leggere in anticipo i tagli degli avversari, quindi giocando alta, questo potrebbe essere, diciamo, un assist per Osimhen che lanciato a campo aperto sappiamo quanto può essere devastante, quindi penso che Italiano non si snaturerà, però è anche da citare una statistica, cioè che il 70% dei gol che subiscono le squadre di Italiano avviene proprio nel secondo tempo, perché questo modo di gioco è molto dispendioso e quindi potrebbe pagare alla lunga la stanchezza, quindi il Napoli dovrebbe tener conto soprattutto di questo, a mio avviso. Un po' come l'anno scorso la Lazio di Simone Inzaghi. Esattamente, sì. Ok, Antonio, che sei stato insomma preciso e puntuale come tuo solito. Io ti ringrazio dell'intervento, ti saluto e sicuramente avremo modo poi in futuro di risentirci e vedremo poi a che punto sarà il Napoli. Lo commenteremo insieme. Ciao, grazie ad Antonio di Monaco. Grazie a te Gennaro, grazie agli ospiti, ai nostri telespettatori, è sempre un piacere, un orgoglio, è sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, anche dal Molise. Alessandro, come vedi, io chiederei a Davide, questo quarto d'ora che ci separa dal successivo break pubblicitario, di aprire un po' le linee, magari diamo un po' di spazio ai nostri tifosi, che poi al ritorno, ecco, già sento il telefono squillare, avremo un altro ospite, dopodiché ci dedicheremo poi completamente alle telefonate da casa. Pronto, chi è in linea? Eccoci, pronto, chi è in linea? Ciao Buonasera, sono Ciro da Portici. Ciro, ciao, buonasera Ciao a te. Gennaro, un saluto al tuo ospite. Ciao, buon pomeriggio. Ma diciamo che si è visto e si è capito che l'Europa League è una competizione abbastanza tosta, soprattutto menano pesante. Io sinceramente mi sono preoccupato anche quando nel secondo tempo è entrato Osimhen perché l'hanno menato di brutto. Detto questo, per me la partita era nelle mani del Napoli, però a questi livelli, quando tu perdi un uomo, soprattutto nel primo tempo, hai avuto l'occasione. Io cioè, ho davanti agli occhi Zielinski sul dischetto a porta vuoto che la manda sopra la traversa. È assolutamente incredibile un giocatore di questo livello. Detto questo, poi nel secondo tempo bisogna dire che Napoli in 10 è sceso, i russi sono alzati la prestazione, a mio avviso hanno assolutamente meritato di vincere. Però ripeto, gara falsata da quell'incidente, perché poi non ricordiamoci anche che noi sulla destra abbiamo in questo momento un fattore che è Di Lorenzo che sta giocando veramente bene. Nel momento che tu sei costretto a mandarlo sulla sinistra per fare entrare Malcuit, già cambiano le prestazioni. Sì, infatti io prima sottolineavo, insomma, anche la debolezza del Napoli in quel settore, appunto a sinistra, e quando va fuori Mario Rui è costretto poi a non poter fare entrare un sinistro naturale, perché in organico non ce ne sono. No, ma poi Jenny, a questi livelli non è che cioè, diciamo, è come affronti il Venezia, che pronti e via ti espellono Osimhen e tu vinci 2-0. Quello non è il Venezia allo Spartak. È una squadra di spessore, di blasone, anche ottima qualità e nel secondo tempo Si loro è hanno visto, alzato il si è ritmo visto. con l'uomo in più, hanno sfruttato le fasce e lì hanno vinto la partita. Hanno anche giocato bene delle trame, Sì, insomma, l'abbiamo ma sottolineato, delle ripeto, la trame partita anche 11 esteticamente contro 11 gradevoli. il Napoli non l'avrebbe mai messa in discussione. Io volevo fare una considerazione, ne parlavo anche a microfoni spenti proprio con Gennaro. Purtroppo abbiamo visto questa settimana che anche il Milan Atletico Madrid ha avuto lo stesso canovaccio. Milan domina la prima mezz'ora con l'Atletico Madrid, espulsione di Chessy, crollo del Milan nel secondo tempo. Sì, assolutamente, l'ho vista. E allora è stata una sorta di copia e incolla
Milan-Atletico Madrid, Napoli-Spartak Mosca. Assolutamente, ma a questi livelli un uomo in più fa tutta la differenza di questo mondo. Assolutamente, Milan ha dominato, meritava anche più gol. Appena che ha perso l'uomo è È andato stata in difficoltà. praticamente la gara tutta d'appannaggio degli spagnoli, che poi, se vogliamo, veramente discutibile anche la vittoria, perché quel mezzo rigore nel finale. Sì, infatti Comunque, detto questo, però, l'arbitro. poi da quel momento in poi la gara l'ha fatta all'Atletico, e fino a quel momento la partita era nelle mani del Milan. C'è Assolutamente. poco da fare a livello europeo, regalare un uomo è tosta. È letale. Ciro, grazie, lasciamo Forza spazio a... Napoli! Ciao Ciro, ciao, grazie, Forza Napoli. Se avete voglia di interagire con noi, chiamateci 081 506 7764. Sì, dato interessante quello che sottolineavate, insomma. Ecco, intanto abbiamo un parziale resoconto del nostro sondaggio, campanello d'allarme per il 20% dei nostri telespettatori, web spettatori, chi ci segue su Facebook. Incidente di percorso al 62%, quindi si propende nettamente per l'incidente di percorso. Chi non si è espresso 18%, insomma, quindi al momento prevale sicuramente, come giusto e legittimo che sia, prevale sicuramente la tesi e l'idea che sia stato un incidente di percorso. A maggior ragione il fatto di essere rimasto in 10 falsa un po' poi la considerazione della gara complessivamente. Ho sentito ancora il telefono squillare. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sei pronto? Sei in diretta? Chi sei? Pronto, salve, sono Francesco da Capolimonte. Ciao Francesco, buon pomeriggio. No, volevo dirle soltanto una cosa, io concordo perfettamente con l'analisi che ha fatto lei, Gennaro. Sì. Non, secondo me non è né un campanello di allarme né un incidente di percorso, ma è una lacuna tecnica di una grande squadra. Mi spiego meglio. Sì. Quel ruolo non coperto a sinistra con un rincalzo adeguato sarà il tallone d'Achille di questa squadra. A questi livelli sarà il tallone d'Achille. Abbiamo visto ieri come si è scombinato tutto il piano tattico, i cambi di ruoli, Tra l'altro, Francesco, avendo anche in testa la partita con la Fiorentina, evidentemente. Però io concordo perfettamente con quello che ha detto lei, Gennaro. Grazie. Ho letto oggi, tra l'altro, insomma, un sito di nostri colleghi che Emerson avrebbe dichiarato che, Emerson Palmieri del Chelsea, che l'operazione, era di fatto stata definita per il passaggio di Emerson, terzino idolo brasiliano, al Napoli, e poi lui stesso ha detto non so poi cosa sia successo. Quindi anche questa dimostrazione che, insomma, su quella fascia il Napoli era doveroso dovesse fare No, qualcosa. mi scusi, Gennaro. Prego. Ripeto che comunque non vorrei che questo diventasse il tallone d'Achille di una grande A squadra, perché meno le che. altre squadre a Sì. questi livelli sanno benissimo, cioè a meno che non mettiamo un'aureola in testa a quel poveraccio di Ivan e Rui, che sarà comunque in questo campionato con le grosse squadre, sarà messo sempre sotto pressione. Spremuto La ringrazio un minuto. dell'attenzione, saluto a lei e il suo ospite. Assolutamente, grazie, grazie a Grazie, te grazie. Francesco, grazie a te, insomma, della considerazione. Sì, Mario Rui, l'abbiamo detto, insomma, sarà, soprattutto non possiamo pensare che poi il portoghese regga determinati ritmi per tutta la stagione. C'è il mercato di gennaio, magari in Napoli, insomma, un'operazione in stile anghissà, forse non Emerson. Io ho capito cosa è successo, che Emerson ha un ingaggio notevole, De Laurentiis. Pronto, chi è in linea? Allora, buonasera, sono Enzo. Ciao Enzo, ciao, buonasera a te. Ciao, saluto anche a Alessandro. Sacco. Buon Volevo pomeriggio. capire un attimo perché anche Spalletti. Buonasera, Sacco. Era per Buonasera. lei la domanda che voglio fare. Volevo un attimo capire perché anche Spalletti sta commettendo lo stesso errore di perdere i due terzini nella stessa partita, sia Mario Rui che Di Lorenzo spostandolo a destra. Semplicemente credo, io non sono un tecnico, ma Malcuino non è all'altezza e non riesco a capire perché a tutti i costi mettere Di Lorenzo a sinistra. Credo che questo sarà il leitmotiv di tutto il campionato se non riprende Gulam, perché attaccheranno tutti quanti su Mario Rui, che ha un bel caratterino, quindi l'ammonizione se la prende sempre, ha questi interventi un po' scellerati.
e noi commettiamo non solo perdendo Mario Rui, ma commettiamo e aiutiamo le squadre avversarie a spostare Di Lorenzo a sinistra, cosa che non va fatta secondo me. Un attimo solo. Va bene Enzo, allora ti lascio rispondere da Alessandro, ti saluto, ti ringrazio per il contributo, sarà un piacere rispondere. Sacco, scusi, ciao, volevo invece dire una cosa, perché abbiamo preso il Juan Jesus e non lo riteniamo proprio adatto? Grazie, volevo sapere. Ok, cercheremo di risponderti. Allora Alessandro, ti lascio la prima domanda, alla seconda rispondo io. Velocissimamente la giro a Luciano Spalletti, che nel caso ci stesse seguendo lo chiediamo a lui. O glielo possiamo chiedere anche domani in conferenza in conferenza sta, magari, ecco, magari glielo chiediamo, evidentemente non è in condizione Juan Jesus. Vai Alessandro, insomma, allora, invece su Mario Rui, leitmotiv della stagione. Allora eccetera. Io credo che Mario Rui ieri, anzi perché Spalletti, diceva il nostro amico, perde i due terzini, Mario Rui per espulsione, suo malgrado, e Di Lorenzo a sinistra. Allora, Mario Rui ieri ha commesso un errore, un calo di concentrazione, perché prima dell'espulsione Mario Rui stava giocando bene anche quella mezz'ora prima di quell'errore clamoroso, che lì è un errore clamoroso, un calo di concentrazione che a questi livelli, come diceva anche Ciro, spettatori di prima, sono assolutamente d'accordo. Lo paghi perché in campo internazionale l'uomo in più o in meno fa tutta la differenza in questo mondo. Io credo che l'alternativa, se ovviamente oggi non vuoi puntare su Malquit, che si vede che in questo momento non è in condizione, potrebbe essere Zanoli, visto che sta nella lista. È chiaro, io ho visto, ero presente a Cercola quando il Napoli primavera ha giocato col Pescara, è un giocatore che probabilmente oggi deve fare deve fare la doppia fase, perché ovviamente chi fa il terzino sinistro deve sapere sia difendere che attaccare, e quindi Zanoli probabilmente è bravo a spingere, però forse con la fisicità potrebbe avere più difficoltà in quel ruolo. È chiaro che Laurelo bisognerebbe metterla pure a Gulam, che una volta recuperato non ha più problemi fisici, lo diciamo da 3 anni, speriamo che questa sia la volta buona. È chiaro che Emerson Palmieri, ma secondo me l'errore non è stato non prendere Emerson Palmieri, è che forse non c'erano le alternative a un ruolo come l'alternativa ad Emerson Palmieri, perché oggi è chiaro che se tu hai solo Emerson Palmieri e non lo prendi, devi avere come grande squadra altri nomi. Probabilmente quel tipo di ruolo. Io il nome ce lo avevo, l'ho anche suggerito, ma forse non mi hanno sentito. D'Ambrosio? No, Simone Bastone dello Spezia. Sì, devo essere sincero, è un giocatore che dall'anno scorso ha fatto vedere cose. Quest'anno, secondo me, sta giocando ancora meglio. La partita con la Juve mi ha entusiasmato, devo essere sincero. Il gol col Venezia è stato di una bellezza rara, che se l'avesse fatto un giocatore di una maglia importante, ne parlavamo per un mese. E quindi non sì, essere di sangue, non adesso, lo sai, sei testimone. Insomma, anche D'Ambrosio era un classico jolly, però e tra parentesi, avendo come procuratore Pisacane, poteva essere meno complicato rispetto a arrivare a Bastoni, che è un giovane, però avendo rinnovato con l'Inter, è capace che il Napoli non abbia tentato questa soluzione, ma D'Ambrosio sia a destra che a sinistra poteva essere una garanzia. O rinnovare Usai, magari. Che o rinnovare Usai. Tanto avverso ai tifosi del Napoli, però insomma si vede. Non se lo sarebbe trovato Zaniolo nel derby. Insomma avrebbe fatto sicuramente comodo a Napoli in questo momento. Intanto vado a leggere qualche altro messaggino WhatsApp, ce ne sono tantissimi, non so se oggi riuscirò a leggerli tutti. Pasquale, buon pomeriggio, per me è semplice incidente, viva Meret. Pasquale da San Giovanni. Nicola da Aversa, nessun campanello d'allarme, è solo un incidente di percorso, adesso testa bassa, pedalare, andiamo a vincere a Firenze. Siamo, insomma, il canovaccio, il senso dei messaggi WhatsApp è abbastanza in linea con il netto prevalere nel nostro sondaggio Facebook della tesi dell'incidente di percorso rispetto al campanello d'allarme, così quanto si evince anche da messaggi WhatsApp. Penso dal corso Malta, io credo che la partita sia stata condizionata da un cattivo arbitraggio e poi con l'espulsione di Mario Rui si sono persi tutti gli equilibri di gioco. Assolutamente Enzo, l'abbiamo ampiamente sottolineato, anche i nostri ospiti l'hanno fatto. Tra l'altro a me l'arbitro ieri, io feci una simpatica, credo simpatico, magari sarà stupida, stupido parallelismo tra l'atteggiamento dell'arbitro. A me è apparso un po' come quei professori, ognuno di noi l'avrà
incrociato sul suo percorso scolastico, universitario, soprattutto scolastico, che incapaci di tenere a bada una scolaresca abbastanza vivace, comincia a lanciare a destra e a manca sospensioni, rapporti, a sbattere tutti fuori dalla porta. Questa è un po' l'impressione che ho avuto io da un certo momento in poi. Dal mancato rosso di Ponza in poi ho visto che ha perso completamente. Sembrava che i calciatori avessero percepito questo deficit, diciamo, di personalità. E insomma ci andavano giù duri. Anche l'azione del rigore che poi il VAR ha annullato. State calmi e poi se ne andate. Io vi lascio un attimo, adesso vado. I simpatici cronisti di Dazon dice, sembra quasi quando il papà con i due fratelli dice adesso aspettatemi qui buoni che vado a prendervi da mangiare. Con questo insomma stemperando un po' la tensione insomma vissuta ieri anche in seguito all'arbitraggio, ce ne andiamo in pubblicità, al rientro avremo un graditissimo ospite, dopodiché l'ultima fase di trasmissione, oggi chiuderemo a 17.40, 17.42 circa, ma restate qui con noi, ce n'è ancora per tanto. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, bando alle ciance, io passo direttamente la palla al terzo ospite di giornata. È con noi, collegato telefonicamente in questo caso, Dario San Natale di Radio Marta. Ecco, lo vediamo campeggiare la sua foto. Ciao Dario, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera a te Gennaro, buonasera a tutti gli amici di Teleclub Italia. Meglio in foto che in video, secondo me, quindi meglio così. Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, ti contraddico, ma prossimamente poi... Ah, perché c'è una brutta foto allora, ho capito. Non è difficile scegliere una brutta foto mia, brutta foto mia. No, stai benissimo in foto e anche in video. Con noi Alessandro Sacco, guarda, ti chiedo subito... Ciao Dario. Titolo della puntata di oggi, in riferimento chiaramente alla gara di ieri sera, ieri pomeriggio, campanello d'allarme o semplice incidente di percorso? Ecco, qual è la tua lettura dei fatti? Guarda, io lo definirei campanello d'allarme, ma non perché il Napoli improvvisamente si è sciolto, oppure è in crisi, oppure si avvia una situazione in un momento difficile. Campanello d'allarme perché sono riaffiorati un po' di problemi vecchi di qualche mese, problemi ovviamente sempre una squadra di alto rango, ovviamente. Sì. Quindi si tratta di nei, di piccole situazioni, tra l'altro sicuramente in 11 contro 11 il Napoli non avrebbe perso quantomeno, ma avrebbe forse addirittura vinto, quindi è chiaro che è fortemente condizionata la partita dall'espulsione di Mario Rui, giusta peraltro. Io definisco e rispondo alla vostra domanda come campanello d'allarme perché il Napoli poi dopo, una volta che sono raggiunto dal pareggio, ha giocato la partita perdendo equilibrio, perdendo lucidità, lo hanno messo anche alcuni calciatori, sicuramente si è dimostrato un po' svagato mentalmente, come invece non è mai stato uno Spalletti. Si è rivisto qualche fantasma, tu dici, insomma. Qualche piccola ombra, per questo dico campanello d'allarme, non dico attenzione, Napoli sprofonda assolutamente. Sono giuste le due domande, interessante, intelligente come situazione, si potrebbe rispondere a entrambe le cose, però è giusto che risponda, visto che è una domanda secca. E quindi dico che il Napoli fa bene a tenere a mente la partita di ieri, perché come mentalità il Napoli di Spalletti ha sempre risposto presente, anche con avversità simili, Napoli-Venezia, Juventus-Napoli, Maolas e altre situazioni, rispondendo molto bene dal punto di vista mentale, ancora di più che rispetto al gioco che poi invece è esploso ed è emerso nelle ultime tre, anzi nelle ultime quattro, compresa la gara con l'Eister, quindi Udinese, Sampdoria e Cagliari. Per questo dico campanello d'allarme, perché attenzione, non ci rilassiamo anche col Cagliari nella parte finale, sempre volendo prendere il codice del luogo, leziosismo, quell'Accademia, quel Napoli leggermente fragile mentalmente che si è visto l'anno scorso, pochi mesi fa, si è rivisto, seppur nella grande difficoltà di giocare 10 contro 11, un pochino con lo Spartak Mosca. E se proprio sconfitto doveva esserci, meglio quello di ieri, ovviamente, quello di Firenze, meglio anche subito capire che non è che è tutto risolto con 6 vittorie. Assolutamente, assolutamente. Io vado ad innestare la mia considerazione su quanto hai espresso in questo momento. Campanello d'allarme anche in relazione ad un altro fatto specifico, quindi non complessivamente, ti vado a sollecitare su un aspetto specifico. È stato, il Napoli è rimasto in 10, non soltanto è rimasto in 10, ma il diavolo, come si suol dire, ci ha messo lo zampino, è stato espulso Mario Rui, cioè ergo l'unico terzino sinistro in questo momento complessivamente capace di dare ampie garanzie in quel segmento di campo, viene espulso proprio il terzino sinistro, guarda caso, insomma, quel vulnus
in termini di, sia, di, sia quantitativo che qualitativo nell'organico del Napoli. Spalletti è costretto prima a spostare Di Lorenzo a sinistra con Elmas basso, poi mette dentro Malquit, nessuno riesce però insomma a dare quelle risposte che il tecnico evidentemente si aspettava di ricevere. Ecco, campanello d'allarme anche in questo senso, cioè Napoli, attenzione, in quel settore di campo rimasto senza Mario Rui ha provato delle gravi, ha vissuto delle gravi difficoltà. No, ma senza dubbio, guarda, io Spalletti da quando è venuto penso che possa essere vero, possa fare molto bene anche per il carattere, non solo per le sue indubbie capacità tecniche per la preparazione. Però sul terzino sinistro non l'ho capito molto, nel senso che da un lato non ha richiesto rinforzi, però evidentemente ha fatto una scelta, o il terzino o il centrocampista, forse era più urgente in quel senso il centrocampista, come anche chissà. Sì. Perché c'è purtroppo, per fortuna, Gulam ancora in dote, noi speriamo, come ha detto Spalletti, che davvero si è recuperato, ne parlano tutti bene, ragazzi, il Volturno, ma noi non vediamo i nostri occhi, ma soprattutto anche Spalletti l'ha sottolineato, una cosa è stare bene in allenamento, una cosa è giocare partite vere. Certo. Detto questo, io non capisco Spalletti, l'unica perplessità che ho nei suoi confronti questa scorsa stagione è sull'utilizzo di Di Lorenzo. Abbiamo certamente visto Malqui disastroso col Benevento a sinistra nel secondo tempo, nell'amichevole, però un po' tutto il Napoli è stato disastroso in quell'amichevole. Sì. Per cui io non capisco perché, perché a destra purtroppo Malqui non è che fa cose egregie al momento almeno, allora io non ne perderei due. Cioè nel momento in cui appunto non c'è Mario Rui, purtroppo c'è questo buco a sinistra. Lo diceva il nostro tifoso prima, sì. Sì, è meglio far giocare Malqui a sinistra, o forse del Truman Jesus, che sicuramente non è in forma, perché l'abbiamo visto con Benevento, però è passato quasi un mese, può essere che un po' è migliorato atleticamente. Cioè, invece che perdere due terzini, certo, io ne perderei solo uno a sinistra, arrangerei lì, sperando in Gulam, sperando in Juan Jesus, sperando. Anche perché, come è noto, comunque collega Tassate non l'avremo, Gulam, anche se dovesse essere recuperato, perché non è in lista. Sì. Per cui mettere poi Di Lorenzo, che è bravissimo secondo me a fare il centrale di difesa, a giocare anche un po' più avanti come esterno alto, l'abbiamo visto, no? Qualche frangente di partita anche con Gattuso, però a sinistra proprio non si trova, si è visto, e quindi perderne due è un peccato. Dario, intanto ti saluto, ti auguro buon pomeriggio ovviamente. Ti volevo chiedere, prima hanno inquadrato Insigne, palleggiare, e quindi una domanda su Insigne, su rinnovo non posso non fartela. Ecco, ieri c'è stato al Britannic il famoso pranzo del disgelo, come l'ho definisco da oggi. Quindi secondo te che cosa può aver fatto cambiare idea De Laurentiis dal non volerlo incontrare neanche mezza giornata a Castel di Sangro a incontrarlo due volte nel mese di settembre, prima in Napoli-Juve e prima di Napoli-Sparta? Cosa è cambiato? Spalletti? Beh, Spalletti è certamente la chiave. Infatti ieri forse più che pranzo del disgelo, che è una giusta, giusto titolo che tu dai, però il disgelo c'era già stato forse prima di Napoli-Juventus con Pisacane. Sicuramente Spalletti ha agito su De Laurentiis spesso, devo dire De Laurentiis è uno che vulcanico, a volte irascibile, però devo dire che però non è il tipo che è rancoroso anche nei litigi, è il tipo che addirittura dopo un litigio dopo 20 minuti torna a parlare con la persona con litigata, l'abbiamo visto proprio fisicamente fare così anche con Mertens, no, quello scambio. Beh, Mertens è l'esempio proprio più specifico per quanto riguarda il nuovo del contratto. Io infatti abbiamo sempre detto anche a Radio Marte, anche in altre situazioni, che la volontà del Napoli sarebbe quella di tenere Insigne. Insigne vorrebbe restare, al momento c'è distanza sulle intenzioni. Vediamo, prima di esporci, o prima di dire cose sbagliate, cosa emerge dall'incontro. L'incontro appunto che non c'è stato, secondo me per tanti motivi, innanzitutto perché c'era stato quel più proprio dal discorso social di Pisacane, che ha fatto innervosire De Laurentiis, su cui Pisacane tra l'altro ha precisato, no? Che era stato lui, era un tifoso, non si era accorto, vabbè, tutto quello che è successo. Poi perché in quel momento Laurentiis non sapeva esattamente come e quanto si potesse sbilanciare sul contratto di Mertens, c'era ancora il mercato in corso, tutta una serie di situazioni da verificare. E poi lui è il tipo che cambia idea e ha capito anche grazie a Spalletti l'importanza di Lorenzo Insigne. Del resto
l'anno prossimo hanno a scadenza 3-4 giocatori, tra i quali anche il nostro amato Mertens, che prenderebbe gli stessi soldi che potrebbe poi avere Insigne in futuro. A 30 anni si è vista la centralità, si è visto il Napoli solido quest'anno e ha fatto anche due opzioni di offerta come prima infarinatura di un accordo in base all'arrivo o non arrivo in Champions. Perciò tanti elementi hanno fatto cambiare idea De Laurentiis, soprattutto poi è un presidente che può essere simpatico o antipatico, ma non è uno che poi tiene il muso per tanto tempo, certo. Cambia anche idea e cerca di andare al dunque. È capitato, raccontavano alcuni amici della comunicazione del cinema, è capitato anche con Boldi, con De Sica all'epoca, di Gigi Furenti, e poi invece immediati retromarcia dei Pentini, proprio su Boldi in particolare. Quindi è il tipo che fa così, che capisce poi, essendo una persona certamente intelligente, che viene prima il bene della società. Perché... Assolutamente, assolutamente. In una serie di difetti che negli anni abbiamo imparato a conoscere, questo invece è sicuramente un pregio dell'aspetto caratteriale, tra gli aspetti caratteriali del proprietario e sì. Del padrone del Napoli. Abbiamo parlato della gara di ieri sera, ci siamo proiettati sulla situazione, insomma... Insigne, ti chiedo, mancano due giorni alla gara di Firenze, ecco, quali insidie nasconde quel match anche alla luce della prestazione di ieri, e invece quali i punti, insomma le considerazioni positive, i punti su cui Napoli può battere per provare a portare a casa i tre punti dallo stadio di Firenze, insomma. La partita è insidiosa senz'altro, la Fiorentina per molti di noi, per voi anche immagino, poteva essere, può essere una squadra di rivelazione del campionato, sì. Che è italiano, che ha diversi calci per i buoni. Però ci sono due però, da un lato io voglio capire il Napoli come reagisce a questo primo stop, anche mentalmente, certamente il Napoli si è attaccato alto, si è aggredito alto, può andare un po' in sofferenza. Però di converso abbiamo visto anche che l'Udinese e la Sampdoria ci hanno provato, però con altri mezzi, francamente, sia tattici che tecnici. Però poi dopo italiano, anche con lo Spezia, lo ricorderete, perché non lo consideriamo proprio, no? Napoli Spezia all'andata, perché è stata una partita finita, oggettivamente. Quindi la partita del ritorno abbiamo visto lo Spezia che attaccava, il Spezia e il Napoli, poi proprio con Osimhen e con altri calciatori, nello spazio, per concedere qualche spazio, può essere letale. Quindi certamente il Napoli dovrà reagire bene, essere ordinato e compatto, soprattutto all'inizio. La partita è molto insidiosa perché poi Gonzalez, Vlahovic, Bonaventura e altri calciatori sono di grande qualità, anche l'ex Tagliacolo, Saponara. Sì, hanno anche quindi, un centrocampo di sostanza e anche qualità, sì. Perché hanno diverse squadre. Diciamo che è un po' in costruzione, quindi ha delle pause. Ho visto anche con sì. L'Inter, grande di 30 minuti, poi... ovviamente in costruzione anche tattica, quindi il Napoli doveva cercare di resistere, di non perdere la testa o la calma nel momento in cui la Fiorentina aggredirà, riuscirà a non far vedere palla o comunque a non concedere spazio al Napoli, e poi approfittare dei momenti in cui la Fiorentina cala un po' il ritmo e ci danno un po' più di spazi. Ecco, per esempio ieri io sinceramente a un certo punto ho pensato che il Napoli dovesse assolutamente difendere l'1-1 perché non era una situazione molto positiva, ma cercando anche di allontanarsi un po' dalla porta, di non portare sì, in aria sì. Spartak Mosca, però vabbè, la partita ormai è andata. Sì, era netta la sensazione che di lì a poco lo Spartak avrebbe potuto segnare il secondo gol, come poi puntualmente accade. Sì, infatti poi ne ha segnato il secondo e il terzo, al di là dell'errore in uscita di Koulibaly sul terzo, dove il Napoli era in 10 contro 10, negli spazi e non in aria, perché appunto il Napoli si è svagato. Vabbè, comunque è andata così. È andata così. Pensiamo alla Fiorentina, è un avversario duro, ma non sono pessimista, anzi sono molto assolutamente, felice. Assolutamente. Io ti ringrazio, Dario, del tuo contributo prezioso, insomma, di questo intervento. Vedremo più avanti, nel corso della stagione, che Napoli andremo a commentare. Nel frattempo ti auguro buon lavoro, buon pomeriggio e grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a te, Gennaro, per l'invito. Saluti a tutti gli amici di Telegram Italia, del Club Napoli News. Napoli News. Ecco, sono incasinato, scusate. Saluto ovviamente un grande aspetto anche Alessandro, ciao a tutti. Ciao Dario. Sì, considerazione sull'assetto che la Fiorentina insomma sta ancora cercando, quello definitivo. C'è stato poi anche l'infortunio di qualche settimana fa di Castrovilli, insomma, che già si stava alternando con Duncan. In questo momento è un centrocampo molto muscolare
è fisico, è rapido più che tecnico. In compenso, in difesa, il quartetto difensivo della Fiorentina non è stato quasi mai riproposto. Della squadra italiana e poi alla distanza venire fuori. Cercare di venire fuori, assolutamente. Tra l'altro, memori della battaglia che il Napoli, insomma, combatté e vinse nella passata stagione, salvo poi sciagurato pari interno col Verona, magari prendere anche spunto da quella gara. Intanto il nostro Antonio Di Monaco, che abbiamo avuto prima in collegamento video da Campobasso, ci dice: tutti esauriti i biglietti per Legia Varsavia Napoli, che si giocherà giovedì 4 novembre alle 18.45. Valida per la quarta giornata di Europa League, lo scrive il sito ufficiale dell'Egia. Ci dice anche che Callejon domenica guiderà il tridente della Fiorentina con Vlahovic e Nico Gonzalez, rientrato dalla squalifica. Rientreranno anche Benuti e Pulgar, l'unico assente sarà Castrovilli. Callejon, prima, insomma, abbiamo detto delle degli uomini importanti in questo avvio di stagione per i Viola, e Callejon sicuramente si sta dimostrando, se non da un punto di vista della finalizzazione, quello visto all'opera nel settennato a Napoli, sei stagioni, insomma, nelle tante stagioni passate all'ombra del Vesuvio, ma tatticamente si sta rivelando un calciatore preziosissimo per italiano, che nel tanto turnover non prescinde mai da Vlahovic e da Callejon. Allora, credo che se oggi Callejon fosse, da dargli un aggettivo, è il giocatore tattico perfetto per la Serie A. È un giocatore che dove lo metti riesce a fare. Addirittura ci fu Inter-Napoli la sera della morte del tifoso nerazzurro, sì, sì, periodo del 26 dicembre. Sì. Addirittura giocò terzino destro, mi ricordo, fece una mezz'ora straordinaria. Certo. Quasi, poi dovette tornare quasi a centrocampo perché ci fu l'infortunio, mi pare, di Amsic, sì, in quella partita. Sì, 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 sì. La serata dei cori contro Koulibaly, l'espulsione del senegalese. Quindi è un giocatore che tatticamente è perfetto, anche perché italiano, proprio chiederà a lui di fare una gara di sacrificio, proprio dando una mano a Odriozola, che è ovviamente un giocatore che ama spingere, ama spingere, e quindi Callejon dal lato di Insigne, che lo conosce bene, perché quanti gol di Callejon sono nati da Insigne? Il famoso taglio, insomma, è diventato celebre. A parte il tiro a giro, anche e quindi, il famoso taglio di Callejon. E poi dall'altra parte c'è Biraghi, che è un giocatore che secondo me ha fatto una crescita in questi anni tecnica importante, perché è un giocatore che io avevo dei dubbi. Però nel calcio, quando si gioca per più anni e fai una crescita, bisogna dirlo. Biraghi l'ha fatto. Ed è da quel lato, tanto per dire, ci sta, da quel lato di Biraghi c'è ovviamente Lozano, e lì secondo me penso che Gonzalez potrebbe fare più una partita difensiva, sì, che spingere, perché se lasci Lozano da solo con Biraghi, il rischio è che può esserci un massacro, tipo come è stato Lozano a Augello in Samp Napoli. Assolutamente. Diciamo, Biraghi, passami la battuta, insomma, come il buon parmigiano, sta maturando. Un Biraghi stagionato. Speriamo di mangiarle a scaglie a questo punto. Ok. Intanto, tornando al tema della puntata di oggi, su campanello d'allarme o semplice incidente di percorso, riferito a ieri, vado a leggere qualche messaggio. Giuseppe da Napoli dice: incidente di percorso. Ciro da Arzano: buongiorno, sono Ciro d'Arzano, non penso che ci dobbiamo preoccupare più di tanto, però alcune scelte di Spalletti non le ho condivise, e anche Meretti tra i pali lo vedo ancora insicuro. Grazie, siete sempre i numeri uno del calcio a Napoli. Grazie Ciro dei complimenti. Sì, degli aspetti che abbiamo sottolineato, Meretti era rientrante, quindi magari ci sta anche, anche se complessivamente è un portiere che oggi il Corriere del Mezzogiorno si chiedeva se Meretta è considerabile titolare, e se non fosse così, per quale motivo il Napoli l'ha acquistato. Beh, io credo che Napoli l'abbia acquistato perché è convinto delle capacità, ma poi la storia del calcio, ma non solo del calcio, è piena di calciatori, di uomini, di atleti o di altri tipi di professionisti che poi non hanno reso secondo le attese, quindi erano stati acquistati perché si pensava che quel che non è stato mantenuto, e quindi le cose poi vanno diversamente. Basta vedere è stato acquistato e deve giocare per forza Meretta. Basta vedere anche il Chelsea, prese Kepa, lo pagò un botto, no? Spendendo una cifra esorbitante, non ha convinto, certo. e oggi c'è Mendy che sta dimostrando, ovviamente senza nulla togliere a Kepa, ovviamente
oggi il calcio ci sta, che investi... Ah, non solo il calcio, Alessandro, io compro, non so, ti dico, compro uno smartphone, un televisore, magari con delle aspettative non confermate, successivamente non lo ricomprerei, insomma, ecco, non è che devo tenermi poi per forza quel televisore perché l'ho acquistato, insomma. No, ma infatti, no, ma è chiaro che oggi il portiere è un ruolo dove devi avere il titolare e poi il secondo gioca quelle poche partite. Probabilmente Meret pensava di essere titolare dopo il primo anno, che aveva dato dei segnali incoraggianti. Il fatto che si è alternato con Ospina, questo gli ha tolto delle certezze, sicurezza. Fermo restando che ovviamente quando viene chiamato in causa, non è caso di ieri, perché certo, ieri i tre gol non poteva, però è chiaro che qualche partita non convincente l'abbiamo vista qualche volta dalla tribuna stampa, tipo col Crotone l'anno scorso, certo. Tipo col Genoa, come nelle uscite, che non è, sì, non è stato impeccabile. Tipo, quindi... siamo in Serie A, quindi un po' di concorrenza, insomma, la devi sopportare. Jenny Silver ci dice: super campanello d'allarme, io te lo dissi pure. Vedremo, Jenny, a Firenze cosa accadrà. Emilio da Angri, buon pomeriggio. Speriamo sia solo un incidente di percorso, visto che gli episodi a sfavore hanno condizionato la gara di ieri. Sicuramente, Emilio, l'espulsione su tutti, ma anche i gol sprecati, quello di Zielinski, ricordavamo prima, in inferiorità numerica, avrebbe dato sicuramente brio e morale a Napoli. Nulla da dire, grande Napoli, sprazzi della seconda Roma di Spallettone. Organizzazione, mentalità, ma questo è un messaggio vecchio che sembrava un'altra partita. Ecco qua, tralasciando l'espulsione, giustissima, che non sempre è una diminuzio, per me la partita l'ha persa Spalletti con i cambi. Sarebbe secondo me dovuto entrare Juan Jesus al posto di Zielinski e passare ad un semplicissimo 4-4-1, ma con Insigne che vale per 3 e Jesus bloccato. Tanto stava vincendo, poi nel caso avrebbe potuto mettere Osimhen nel secondo tempo. Iniziata bene, proseguita male, è finita peggio, girone complicatissimo. Adesso, certo, bisognerà fare probabilmente già risultato in Polonia. Se fai 6 punti con il Legia, credo che il Napoli abbia ottime chance. Ovvio. Per arrivare minimo seconda. Certo. Poi è chiaro che da oggi in poi e l'Europa League non potrei più fare il turnover come sperava Spalletti dopo la partita di ieri. Certo. E quindi dovrei per forza mettere i migliori, escludendo Mario Rui, che purtroppo la prima partita con il Legia non ci sarà. Non ci sarà. Luciano da Recale, ciao Francesco, nessun incidente di percorso. È la normalità del Napoli da due, tre anni a questa parte. Siamo alle solite, quando sono vicini ad un traguardo tradiscono le attese, Luciano da Recale, quindi diciamo traducendo ha visto un po' di fantasmi, un po' come ha sottolineato. Questi fantasmi, lo dicevi anche tu prima, l'ha sottolineato poi anche Dario Sannataro, scorgendo dei barlumi, o meglio, dei punti bui, delle ombre del Napoli delle scorse stagioni. Enrico da Treviso, non alimentate sterili polemiche, si è perso in inferiorità numerica contro una squadra con mentalità aperta, europea e che regge bene lo scontro fisico e soprattutto la rissa. Quindi ci sta perdere, guardiamo avanti, sterili polemiche. Insomma. Incensiamo il Napoli quando ne vince 6 consecutivi, ne perde una, insomma, almeno chiederci. No, diciamo una cosa, che quando quando affrontiamo queste squadre come lo Spartak Mosca, come le squadre dell'Est, lo scontro fisico è inevitabile. Certo. Del resto lo Spartak Mosca si giocava già, non dico la vita a livello calcistico, ma poco ci è mancato. È chiaro che se la partita non fosse andata con degli errori, in alcuni casi arbitrali, molti nostri, probabilmente lo Spartak Mosca non sarebbe arrivato a giocare quel secondo tempo. Assolutamente. Quindi è chiaro che oggi giocare con le squadre fisiche in campo internazionale, questo fa un po' parte del gioco delle parti. Assolutamente, anche se ormai le squadre russe sono più brasiliane che dell'est. Ce ne andiamo in pubblicità, 17:30, precisissimi, e insomma, restate con noi, torneremo per gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Eccoci tornati, ultimi minuti, insomma abbiamo più o meno, anzi meno di 10 minuti di trasmissione, insomma sondaggio che non so magari se dalla nostra regia, intanto c'è stato turnover, avvicendamento anche in regia, esce Davide da lontano, entra Renato. E magari se Renato recupera il sondaggio su Facebook, dopo diamo anche il risultato finale, visto che manca pochissimo. E dicevamo, ci eravamo messi un po' alle spalle la gara con lo Spartak, mancano pochi minuti alla fine di questa puntata, ci eravamo proiettati sulla prossima gara del Napoli, un segnale anche da parte nostra per dire sì, è un incidente di percorso, pensiamo già
alla prossima gara, una gara che si preannuncia, come sentivamo dalla disamina di Dario Sannataro, anche dalle tue attente e acute osservazioni rispetto ai punti di forza e ai punti di debolezza che anche la Fiorentina ha. Abbiamo visto, insomma, tu l'hai vista in TV, così come me, la gara giocata dalla Fiorentina contro l'Inter, un primo tempo scintillante in cui, insomma, sembrava la Fiorentina dovesse fare un sol boccone dei campioni d'Italia in carica, invece poi nella ripresa è stata di fatto messa sotto dai campioni d'Italia, ora guidati da Simone Inzaghi, insomma, e ci auguriamo, ecco, che il Canovaccio possa essere simile, anche se crediamo che Italiano possa aver fatto anche tesoro di quel tipo di gare, perché la crescita di un allenatore, soprattutto quando poi vai a gestire un organico più importante come quello della Fiorentina rispetto a quello che Italiano aveva a disposizione con lo Spezia, insomma, la crescita, dicevo, di un allenatore passa anche attraverso gare importanti contro compagini importanti come l'Inter, chiaramente, che è, dicevamo, campione d'Italia, e sicuramente con Napoli vedremo, sicuramente non derogherà al suo stile, che poi ne ha fatto i successi, insomma, ne ha decretato l'ascesa velocissima che prima tu elencavi, Trapani, Spezia e poi già Fiorentina, insomma, vedremo cosa farà, ma dovrà essere bravo il Napoli. Si diceva della difesa, intanto se... no, telefonate no, perché ormai mancano 5 minuti, io, insomma, approfitterei, Alessandro, per chiederti un'ulteriore, insomma, chiave di lettura della prossima gara del Napoli all'Artemio Franchi. Abbiamo nel frattempo, grazie al nostro Antonio Di Monaco, sempre molto solerte e preciso, che ci ha detto, che ci ha informato sul fatto che Mertens è stato escluso dalle convocazioni, sì, per la Nations League dal Belgio, così come Fabian Ruiz con la Spagna. Assolutamente, Fabian Ruiz con la Spagna, quindi, insomma, si preannuncia qualche settimana con qualche calciatore in più a disposizione di Spalletti, rientranti, recuperati, Mertens, appunto, Demme, presumibilmente Lobotka, che non sarà convocato dalla Slovacchia, quindi potrà lavorare su questi aspetti. Ma torniamo alla Fiorentina, mancano 4 minuti più o meno alla chiusura della trasmissione. Che gara ti aspetti? Ecco, al di là poi della forza dei Viola, della forza del Napoli, dei punti di debolezza di entrambe. Allora, è chiaro che Italiano non ripeterà, secondo me, la partita sopra ritmo con l'Inter, perché se la dovesse ripetere con Napoli, alla lunga il Napoli è una squadra che nei secondi tempi, vedendo il campionato, chiude meglio delle avversarie. Quindi cercherà di partire forte, perché ovviamente gioca al Franchi, tra parentesi un Franchi quasi sold out in molti settori dello stadio, una gara molto sentita, tant'è che il commisso ha chiesto ai tifosi della Fiorentina di comportarsi bene, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Di non ripetere l'esperienza di Bergamo. No, soprattutto una cosa importante, che non si sentono quei cori durante Udinese-Napoli, perché ovviamente quei cori non fanno ancora bene dopo tutto quello che abbiamo passato. Però mi aspetto una Fiorentina saggia, nel senso che cercherà di sfruttare quei momenti di defiance che noi ovviamente ci auguriamo che il Napoli non li ha, però nei 90 minuti ci possono stare. Il Napoli deve essere bravo a non farsi travolgere dal gioco della Fiorentina e poi, come ha detto Antonio Pisciotta nella nostra redazione, di essere bravo a sfruttare quei momenti che la Fiorentina in difesa qualcosa te la concede, che se superi la linea con Torreira, sappiamo che Bonaventura è bravissimo nella fase offensiva, meno in quella di copertura, allora è chiaro che se sfrutti la fase difensiva della Fiorentina, che non è perfetta, superato Torreira il Napoli può trovare delle praterie, non credo come faceva con lo Spezia, ma è chiaro che se Osimhen parte a campo largo come Lozano, la Fiorentina può andare in enorme difficoltà. E quindi mi aspetto una partita a scacchi, come ho detto all'inizio, con ovviamente Spalletti che saprà leggere bene questa partita. Non a caso nelle settimane scorse lui ha considerato nel condominio della Serie A dello scudetto anche la Fiorentina, nel nostro caso potrebbe essere un inquilino scomodo che dovremmo cercare di cacciare senza chiedere l'affitto del mese, come... Ok, sei stato chiarissimo. Intanto, prima di passo ai saluti, a breve passo ai saluti, ti ringrazio di essere stato qui con noi. Oggi avremo sicuramente modo in futuro di condurre qualche trasmissione insieme, per cui ti ringrazio, buon lavoro a te e alla tua redazione e ci vedremo sicuramente a breve. Ringrazio chiaramente Davide Tramontano in regia, questo piccolo scorcio invece gestito da Renato Pagano, tutti gli ospiti che abbiamo avuto, il nostro Francesco Molaro, Antonio Pisciotta che tu citavi, Alessandro Sacco citava, Antonio
di Monaco da Campobasso e Dario Sarnataro di Radio Marti intervenuto telefonicamente. Per oggi Club Napoli All News è tutto, ci rivedremo nel pre-partita per la gara con la Fiorentina, domani riposiamo, insomma, quindi ci sarà poi la settimana della sosta del campionato, quindi parleremo di temi specifici come di solito facciamo nei periodi in cui il campionato è fermo. Comunque, tanti argomenti da trattare, ci auguriamo insomma di poterlo fare con un bel bottino pieno a Firenze, visto che il turno di campionato si presenta interessante col derby di Torino, con lo scontro tra Atalanta e Milan e anche con la difficile trasferta dell'Inter campione in carica contro il Sassuolo lì a Reggio Emilia, insomma anche quella sarà una gara delicata, quindi un turno molto molto interessante. Per oggi è tutto, buon pomeriggio ai nostri telespettatori e Forza Napoli sempre.